Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie a voi per essere qui al Ridotto delle Muse. Grazie a tutti coloro che sono collegati online. Veramente non ci aspettavamo una partecipazione così importante, a dimostrazione dell'interesse che questa materia suscita. A special welcome our foreign guests. Or who came for this event? Thank you very much for your participation. Mi presento, sono Donatella Romozzi e rappresento per conto della Regione Marche il partner italiano del progetto Supporting the Governance of the USAIR Facility Point, più comunemente e brevemente chiamato appunto Facility Point. Il progetto strategico che poggia sull'asse 4 del programma ADRION, è un progetto voluto per supportare l'implementazione e la realizzazione della strategia europea per la macroregione Adriatico-Ionica, il cui acronimo è EUSAIR. EUSAIR nasce nel 2014 dopo la Baltica e la Danubiana, seguita dalla strategia alpina lanciata nel 2015. Scopo di EUSAIR è quello di consolidare la pacificazione dei paesi e dell'area e soprattutto creare sviluppo dopo i dettami della dichiarazione di Ancona sottoscritti nel 2000 e dopo la nascita dell'iniziativa Adriatico-Ionica. L'evento di oggi, organizzato di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia per la Coesione Territoriale, si pone principalmente due obiettivi. Intanto, rinnovare l'attenzione su EUSAIR, alla cui nascita l'Italia e le Marche hanno contribuito moltissimo e stanno contribuendo moltissimo alla sua realizzazione. A questo proposito, permettetemi di ringraziare una persona che è qui presente e che ha contribuito moltissimo allo sviluppo della strategia, la dottoressa Marina Maurizi, che è qui con noi e ringrazio per la sua presenza. In realtà doveva esserci anche il dottor Marco Bellardi, ma non ha potuto partecipare. Dicevamo rinnovare l'attenzione su EUSAIR. Perché? Perché è particolarmente importante in questo momento così delicato e drammatico della nostra storia. La strategia può facilitare il processo di integrazione europea dei Balcani. Ed è per questo, e questo sarà l'argomento della prima sessione dei lavori di oggi. Altro obiettivo di questo evento è quello di rafforzare la cooperazione per sostenere lo sviluppo economico e sociale di tutti i paesi coinvolti. E tengo a sottolineare che i paesi coinvolti nella strategia sono 10, di cui 4 UE, Italia, Slovenia, Croazia, Grecia, 5 non UE, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Montenegro, Nord Macedonia, Albania e San Marino, l'ultimo a fare ingresso nella strategia EUSAI. Not yet. No, no, è già entrato, sì. Ma che cosa è stato fatto dal 2015 ad oggi, in quasi 8 anni di implementazione? Ricordo che la fase di implementazione iniziata nel 2015 è proprio partita da Ancona, con il primo governing board che si tenne proprio qua. In questi 8 anni è stato fatto molto, soprattutto sul versante della governance, che poi in realtà è stata una multi-level governance, quindi è stato un processo molto complesso che ha coinvolto diversi livelli istituzionali, soprattutto per l'Italia, dove abbiamo il livello regionale, il livello nazionale, e 10 paesi, e quindi è stato un processo molto importante che ha consentito però di
definire meglio, intanto di considerarsi, tutti i paesi ormai si considerano una regione, ecco, questo è stato l'elemento più importante. Poi ha consentito di individuare meglio gli obiettivi da raggiungere, ma quello che è più importante, i 10 paesi e le 14 amministrazioni regionali hanno individuato le azioni prioritarie che bisogna raggiungere per creare sviluppo. E questa è la parte più importante di questa strategia, di questo periodo. Ora viene la parte più delicata, perché si tratta di capire come finanziare queste azioni, si tratta di mettere a punto un sistema di integrazione tra fondi diretti e indiretti, fondi nazionali e regionali. Tutti questi strumenti debbono concorrere e contribuire alla realizzazione delle azioni che appunto 10 paesi e 14 amministrazioni regionali hanno scelto e individuato. Questo è un dialogo finanziario, questo processo necessita da un lato del dialogo, questo dialogo finanziario che è un processo necessita del contributo da parte di tutte le autorità di gestione dei programmi Interreg, ma non solo, ma dall'altro è importante che vengano coinvolti tutti i principali portatori di interessi, i cosiddetti stakeholder. Questa è una grande sfida che è appena iniziata l'estate scorsa con l'organizzazione di 3 Action Lab all'interno della EUSAE Stakeholder Platform, che è uno strumento voluto fortemente dalla Commissione europea, realizzato dalla Regione Marche, proprio per facilitare la comunicazione tra i popoli, tra tutti coloro che operano all'interno di EUSAE. Questo sarà oggetto della terza sessione di questa mattina, quindi si darà conto di quello che è stato fatto in questi 3 Action Lab e degli step successivi ai quali tutti siamo chiamati a contribuire. Oggi, come anticipavo prima, i lavori si articoleranno in 3 sessioni. La prima, dal titolo Una nuova visione di Europa, EUSAIR ed il processo di allargamento, sarà moderata dalla dottoressa Luisa Chiodi, direttrice dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. La seconda, dal titolo EUSAIR e la politica di coesione, come creare le condizioni per il successo, sarà moderata dalla dottoressa Raffaella Coletti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La terza, infine, la più operativa, sarà moderata dalla dottoressa Germana Di Falco, esperto per l'Agenzia per la coesione territoriale, Dipartimento politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E il titolo è Verso un network delle autorità di gestione di cooperazione territoriale per migliorare la cooperazione nell'area EUSAE. La mia introduzione termina qui, spero di essere stata esaustiva e anzi, spero di essere stata chiara. A questo punto solo alcune informazioni. Intanto la scaletta ha subito, come avrete potuto notare, delle leggere modifiche perché l'intervento del presidente Acquaroli, l'intervento del capo dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ferdinando Ferrara, e il videomessaggio della ministra per il Sud e per la coesione territoriale, Mara Carfagna, sono stati posticipati a termine della prima sessione. A questo punto invito i relatori della prima sessione a prendere posto e li presento: il consigliere Andrea Cascone, capo unità per l'Adriatico e i Balcani, nonché coordinatore nazionale EUSAIR del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'ambasciatore Giovanni Castellaneta, segretario generale dell'iniziativa Adriatico-Ionica. Prego. Sì. Miranda Sidran, capo dipartimento per le iniziative regionali, co-coordinatrice della presidenza bosniaca, iniziativa Adriatico-Ionica e EUSAIR del Ministero degli Affari Esteri della Bosnia-Erzegovina. Please. Yeah, thank you. Ilir Melo,
direttore affari regionali, Ministero per l'integrazione europea e gli affari esteri, coordinatore nazionale USAIR, attuale coordinatore della presidenza albanese dell'iniziativa Adriatico-Ionica USAIR. Please. Thank you. Yes. Oh, what do you want? Erblin Berisha, ricercatore esperto governance territoriale nei Balcani occidentali del Politecnico di Torino. Architetto Umberto Trenta, consulente della Regione Marche per lo sviluppo della strategia macro-regionale Adriatico-Ionica. In collegamento Gilles Kittel, team leader strumento di preadesione, allargamento e strategia USAIR della DG Regio della Commissione Europea. Moderatrice Luisa Chiodi, grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima sessione dedicata alla nuova visione d'Europa, USAIR e il processo di allargamento. Grazie per l'invito innanzitutto. Io parlerò in inglese per in onore degli ospiti stranieri e della presenza dall'esterno. We have a very intense morning, so I'm very glad to moderate this session focused on a topic that by the way, can I list on a topic that we've been working on as Osservatorio Balcani Caucaso Trans-Europa together with our colleagues of another think tank, CESPI in Rome. We carried out a research last year focusing specifically on this topic in coordination with the DG Regio. And our findings on the contribution of USAIR to the European integration process highlighted a few assets that USAIR has to put on the table. First of all, it is based on horizontal cooperation, something that is important to stimulate the ownership of a process among beneficiary countries, something that integrates the top-down approach that normally we have in the accession negotiations, but also it fosters a regional identity, something that connects the Western Balkans and the EU space. And that is particularly important to create a necessary political commitment to address the common challenges we face. In our findings, USAIR may contribute to enlargement process in many ways. We've seen evidence of the easing of the adoption of the acquis communautaire in the Western Balkan countries, thanks to the work of the platform, but also fostering administrative and financial capacities in its territorial approach that allows the Western Balkans to familiarize with EU policies and instruments, generating cohesion competencies in the Western Balkan countries, offering framework where different level, the complex multi-level governance of the European Union is engaged, and promoting what, which is not the least important, on the opposite, promoting the strong involvement of stakeholders in the participatory policy making, which allows, and this is particularly important, to scale up from the level of project to the level of policies, and therefore increase the accountability of governments and consolidate democracy. We could ask ourselves, of course, if this is a good moment, politically speaking, for macro-regional strategies to work effectively, considering the return to war in Europe and the fear of worsening of political instability also in the Western Balkan region, as the effect, one of the effects of the conflict in Ukraine. At the same time, enlargement is considered as a possibility for other countries beyond Western Balkans. And of course, this questions in many ways the future that we considered so far. So the first session aims to open the discussion around our findings, if you want, and in general, discuss the new political context
with institutions, with representative of institutions and experts in territorial policies of the countries involved. And I have posed, and I want to pose three questions to my speakers, to my honorable speakers. In particular, therefore, the question is, in your view, all of you, how can this platform really represent an opportunity for the enlargement process? How can EU funds of the new programming period can guide this enlargement process? And not, and finally, to what extent a soft policy such as USAIR in a moment like this one, when power politics has become the new normal, unfortunately, it can really contribute to the developments. Each speaker has to be very patient with me because we only have very few minutes. We have three very intense sessions, so I'll be unfortunately very strict in limiting the time to 5 to 7 minutes. I'm very glad, therefore, to introduce our first speaker that is, in fact, from connected from the outside, and I'm referring to Gilles Kittel, team leader of the of this pre-accession enlargement and the USAIR strategy at the DG Regio of the European Commission. Gilles Kittel, the floor is yours. Sound is clear. Hello. Bonjour. Bonjour. So first, I would like to thank Regio Marca and all the organizers for the invitation. I'm sorry I'm not with you today, but due to a busy schedule, I have to say it's true that we are benefiting now and after COVID. You see, we try to work in a more hybrid mode, but I'm very sorry. You see, I would have been very pleased to be with you. To answer your first question about the institution, I need to highlight first that, you know, DG Regio is not the only line DG working on the enlargement file, obviously. And I need to highlight especially the role of DG NEAR, which is the Director General in charge of the enlargement process. But nonetheless, we think that DG Regio, and linked to that, obviously, USAIR, can play a very active and positive, let's say, role in this enlargement process. So why we are thinking so is first because, you know, we are implementing the cohesion policy, and we think the cohesion policy is really a fantastic, let's say, accumulation of experience with member states that we can actually share with candidate countries. Now, more concretely, what we are doing using DG Regio right now, because you mentioned that we are now in the new programming phase. First, we try to embed. So it's a bit a strange word. So it's in a way to ensure that the user's priorities and also this cooperation, let's say, that we are promoting in Europe is really entering in all the programs that we will approve. The second one is that we are working with the user stakeholders to revise the USAIR to be actually more targeted to the enlargement process. And when I'm saying so, I'm thinking also about the alignment of the legislation in the candidate, potential candidate countries and the EU strategies, because it's not only about the EU directive, it's also about the EU strategy. So really to allow them to participate to those EU strategies. The third axis on which we are working is the modernization of the USAIR, especially the governance. For instance, we would like to put more emphasis on capacity building in the candidate and potential candidate countries through the strategy. We'd like also to upscale the effect of the project that we have already financed. We would like also to support the data availability, because you know that in those countries, the data are much less available than in member states, and obviously this is absolutely necessary to let's say guide a good implementation of our policies. So those are, in short, let's say the axis. And you know, the Commission and DG Regio as the strategic advisor of the strategy
We are really committed to that. So that would be my answer to your first question. I don't know if I proceed to the second one or I leave the floor first to the other panelists and then we move to the second question, as you prefer. Thank you. I think, I need the microphone. Okay, I think you're supposed to, we don't have three rounds, so if you want to conclude your answering all points, that would be very nice. Sure, of course. So I continue with the second question, which is about the new European Fund for the new programming guide for the enlargement process. Let's say the fundamental document to which we need to refer to is the IPA III programming framework, which is a document which was established again by DG NEAR, but in close cooperation with us, DG Regio, and with actually all Commission services. This document, which is a public document, it was adopted, so it's really something that everyone can consult, is actually the document where first we explain by what we call windows, how we will implement the funds in the Western Balkan region and also in Turkey. In window 5, you have the territorial cooperation, so it's really about the program that DG Regio is implementing between member states and Western Balkan countries and Turkey. And also this document guides what we call the economic and investment plan for the Western Balkans. You have heard that the Commission has actually tabled about 9 billion euros for the region, and also through some, let's say, financial mechanisms, we hope even to scale up this amount up to 30 billions. So it's an enormous amount. Through also financial mechanism and new financial platforms. This should obviously help the enlargement process. I need to highlight that nonetheless, despite those enormous amounts that we would like to make make available for the region, obviously, when we are talking about the enlargement process, there are still strict criteria to fulfill, like the Copenhagen criteria or the Madrid membership criteria. So those remains, there is no flexibility in that context. But nonetheless, I mean, considering the challenges that represent the digitalization, the green agenda, those things, there is actually very significant amount put on the table by the Commission. In that context, very important, obviously, that we synchronize the priorities of this plan with the priorities of the user. And in that context, we also think that user can offer an opportunity for an early integration to some policies. So it's to say, you know, the accession process is a very vertical process, so you have really to climb different steps to become, let's say, to enter the club. The user is a way to work much more in parallel on different policies and on different strategies. And through both this investment plan, which is really touching a lot of EU policies, but also, more softer measures that user is promoting, we are convinced that we can do much better. So we really see, all the instruments designed by DG NEAR, the territorial cooperation instrument that we manage and the user as really complementing each other. That's, I think, very important to highlight. And maybe to answer your third question, because I'm sure we are running out of time, because you are talking about, it's true that the current situation is difficult in the eastern border of Europe. And obviously we could wonder if user, which is really a soft tool, is really the most adapted, to the new times. We are convinced that it is. We really think that we cannot, in those days, convince third countries to cooperate with us by coercion. On the contrary, we should, convince them through appeal and attraction. And that's really what user is about. So it's first to treat the Western Balkan countries on an equal footing with member states, which is very important for us, is also to have an inclusive process. That's also the spirit of the cohesion policy. It's also to apply the partnership principle, you know, this idea that we really try to commit all
strata of the society, all level of public authorities, private, public actors. So we try to be extremely embracing, and also we have to be transparent. That's also an important dimension in the way we see, let's say, the implementation of our EU policies. In that respect, we think user fits perfectly. So as you said, you see, because you highlighted your work, that I have to say we have to praise your very useful work. We are convinced that user is actually even more than ever a right tool to facilitate this enlargement process. I would like to thank you, and obviously I'm happy to take any question. Thank you. Thank you. Thank you very much for your brief and very clear introduction to our working session, and for answering all questions. Of course, my other speakers are not, we are happy to have all possible answers, but also be able to focus on one of them if they prefer. So the next speaker is Andrea Cascone, Director of the Adriatic and Balkan Division and USAID National Coordinator of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation in Italy. The floor is yours. Thank you. Good morning, everybody. First, let me join thanking the organizers for this wonderful conference, in particular Regione Marche, for their wonderful hospitality. I think I can make a few points on the arguments you raised, trying to stay in the time that you gave me. The first point is that user is not like any other regional cooperation frameworks. We have several of frameworks. Italy is actively engaged in many of this, but user has a specific nature. And this specific nature is given by the fact that the countries work together, not just to cooperate, but to integrate. And you have it also in your banner, I mean, integrated Adriatic Ionian region. And that's the real philosophy of the strategy. For candidate countries like Serbia, North Macedonia, Albania, Montenegro, and Bosnia and Herzegovina, which is a potential candidate, this is really an opportunity to train becoming a member state of the European Union. In the perspective of Italy, this is fully in line with the vision we always have had on the enlargement process and the vision we always have had on the Western Balkan region. We've been a front runner for the enlargement to the region. We started actually this process even before the collapse of Yugoslavia by launching the famous initiative in 1989 by Minister De Michelis. It was recalled by Donatella Romozzi. One of the key moment of this journey was here in Ancona in 2000 with the launching of the Adriatic Ionian Initiative. So USAIR is continuing this journey, and is continuing with a very, I would say, a practical, pragmatic approach, making the countries working together and making sure that they strengthen their integration. And this is where it comes the importance of the new funds that you mentioned in your question, IPA funds. Because IPA funds is really the tools for helping the countries to embed their activities into the enlargement process. It was recalled also by Gilles a few moments ago. Of course, the negotiations will continue to be based on the to benchmarks to aligning to the EU acquis. But at the same time, while you carry on this process of moving in your standards, you need to phase in the countries in the EU. And you need to phase in the policies, you need to phase in the programs. And this is where it comes the value of the user strategy. It helps the candidate countries to start this process of phasing in, to learn how to work together with EU member states, and how to start becoming a member state of the European Union. This is really the most crucial aspect, because while the process, of course, is very demanding, it's taking time, you need to have some concrete results in terms of the integration. And my last point on this is that I think we have
one of the lessons learned is from COVID is that we've seen it that the more our markets are integrated, the more our societies are integrated, we need more common tools, common policies. And this is what is about you, Sarah, developing common tools, developing common policies so that we can work together in a more integrated environment. Thank you. Thank you very much for recalling the centrality of the perception of commonality, which is fundamental for facing common initiatives. Now the floor is for Giovanni Castellaneta, General Secretary of the Adriatic Union Initiative. The floor is yours. Again, good morning, everybody. Thank you to I want to add to thanks to the region market for hosting this this event, this initiative. And just to remind that our Adriatic Union Initiative headquarters are based in Ancona, this beautiful city of Ancona in the Cittadella. For us, we play at home, let's say. And so, very glad. As you know, the AII, the Adriatic Union Initiative, is adding a political dimension, political cultural dimension, social dimension to the USAIR strategy. Since the endorsement of the USAIR, the AII has strived to align the intergovernmental instrument with the new EU strategy in order to avoid duplication and to foster coherence between the two initiatives. The AII has assumed the new role of advocate of civil society organization within the macro-regional process, particularly by opening our round tables to the participation of different stakeholders, as well as by coordinating and cooperating with the three civil society fora based, in fact, in Ancona, cities, chambers, and universities. The initiative had the idea to bridge the so-called civil society, such as the Forum and Fora, such as the Forum Adriatic and Ionian Chamber of Commerce, the Forum of Adriatic and Ionian Cities, and UniAdrian, the Adriatic Ionian University Network, with the USAIR strategy, so to be able to channel the needs and requests, but also ideas or proposal with the civil society in this complex mechanism with a bottom-up approach. The initiative is also characterized by the parliamentary dimension. In less than a month, in May 2022, the 18th conference of the president speakers of the parliament of the AII will take place in Tirana, hopefully in presence. I will be there. As three cooperation among parliaments give an added value to the effort to push forward the enlargement process and upgrade regional cooperation. In addition to the four pillars common to the USAIR strategy, in recent years, the initiative has worked on further issues, such as the youth dossier, inter-university cooperation, female entrepreneurship and equal opportunities, anti-corruption, circular economy and labor migration, topics which are key to close the negotiation chapter for a future accession to the European Union. This shows a high degree of complementarity with the USAIR, adding a more cultural and social dimension to the economic one, which is the key feature of USAIR. The overall result is a comprehensive set of strategies aimed at fostering integration in the region and then bringing it closer to the European Union. On the AII, raise the level of preparedness to the start of the negotiation process and for the membership. So that is, let's say, the framework of our activity.
we can further and then develop the specific project of our activities. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much. It's now the turn of Ilir Melo, Director of Regional Affairs of the Ministry of European Integration and Foreign Affairs of USAIR, National Coordinator in Albania. Thank you. Yes. Buongiorno a tutti, and I will continue in English. First of all, I want to echo what the previous speakers mentioned regarding the timely event that is organized here in Ancona in order to discuss this the strategy and the enlargement process. Two things that they go very much in parallel with each other. I'm very pleased that we are meeting in person. Finally, the pandemic, it is gone, almost is gone. And we are looking forward to see all of you in the annual forum that will be held in Tirana in 16th and 17th of May, which is the final big event that we'll organize at the end of the Albanian presidency of EUSAIR. And I'm very pleased to address you in the capacity of the presidency of the Adriatic and Ionian Initiative, and at the same time in the presidency of the EU strategy for Adriatic and Ionian region. The meeting today, the event today, it is very much timely, and I will not go longer on naming and listing the ideas why the strategy and the enlargement process, they go very much in common together. If we see the composition of the member countries of the strategy, it is almost half and half. The EU members and the potential, or let's say the aspirant countries. And I think this is exactly the platform that we can work together, which will integrate not only us, but will prepare the countries of the Western Balkan to be in the near future the full members of the European Union. On the other side, working through the projects, we not only exchange the experiences and know-how with the EU member countries, but in the same time, we feel as an active part of the implementation of the strategy. And in this sense, the strategy is the right platform that we can and implement in reality the enlargement. And discussing the enlargement, it is exactly the time that we should have some bold actions on that. I'll mention just a few of them. After the pandemic, everybody knows exactly that the post-recovery process, it is not going to be successful unless we act together. In this sense, the enlargement and enlarging the family of European Union, it is a must for the time being. Because pandemic showed that it doesn't spare any country or any nation, being member or not member of the European Union. Another moment that I wanted to mention, it is the what happened after the aggression to Ukraine. Now it is a very vital discussion in our region. How important is the enlargement? Because we do believe that being EU member, it is very much about the standards, about the policies, the programs, everything. But on the other side, it is very much important as a political move. So in this respect, it is clear to send a strong message to the countries that they aspire to be an EU member, a strong one, that we are with you, and we are with you in this process. But thirdly, it is timely to discuss enlargement. If you see the situation in the Western Balkans, you know, there are countries of the Western Balkans, they have already started the negotiations. But there are two countries, Albania and North Macedonia, that for quite a long time, they are expecting to have the date for the first intergovernmental committee. And I think this is the right time to send the message that these countries will progress further on accessing the European Union. And at that point, I would like to sincerely thank Italy for the continued support for all the countries of the Western Balkans,
as Andrea mentioned, regarding the enlargement, and Albania is one of the countries that have enjoyed all the time this bold and continuous support for the process of integrating to the European Union. And as a presidency, and I will stop here, one of the priorities for Albanian presidency of the strategy, it has been the enlargement. Because from the very beginning, we thought that enlargement is very much important and crucial moment for exercising the right of the presidency, but in the same time exercising the right and the responsibilities as a member of the strategy. And at that point, we as a presidency, we started the revision of the action plan of the strategy, which I do believe the enlargement, it is a crucial, it is a very important moment for the revision for this very much important exercise that we are in. And I'm pretty sure that at the end of this event, all of us will go out with a strong and bold message that enlargement will go further. And the very near future, we have some very good and positive messages to the countries of the Western Balkans. Thank you. Thank you for recalling that soft policies can nonetheless provide strong messages, which I think is also a very important approach to the role of USAIR. And now Erblin Berisha, postdoc research fellow, expert of territorial governance in the Western Balkans of Politecnico di Torino, Italy. The floor is yours. I don't know. What about the microphone? Acceso, prova. Prova a parlare. Prova a parlare. Prova. Oh, okay, okay, it's works. Perfect. First of all, thank you very much. On behalf of my department, Politecnico di Torino, I'm very happy to be here and to discuss with in this panel. I'm the youngest here and I am from academia, so I'm the perfect outlier, outsider of the discussion. So let me be sometimes naive in my speech, but I think that is important now to think about the role of USAIR in identifying a geopolitical dimension for the next 10 or 20 years. We know the world is changing. We have these big challenges in front of us. Maybe the world can be much more related with a multipolar global relations. So, what is the role of USAIR? As part of academia, we don't have answers. We try to make questions in this moment. So we see these challenges. This is the main challenges for the region and for the USAIR as an institution, as a multi-governance institution. On the other side, we see also some risks that we can detect from what is happening in the region. And first of all, I just want to mention that there is a risk to move from a space of transition, which the majority of the Western Balkans are still involved in somehow, and moving from the space of transit. So we know the role of BRI, which is the China initiative in the region, and they consider the region, the importance of the region is not related in relation of the region itself, but thanks to the proximity of the EU market. So the risk, the big risk is to just be a space of transit of goods and resources without being, without having a proper role in these, as I said, multipolar global relation. The second risk that we see from our perspective, of course, is that there is some risks of de-Europeanization. So there are some contexts or some sectors like energy and transport and the procurement in particular that are moving some countries far from the EU conditionalities.
this is also related, of course, with the international actors that are active in the region. Then the third risk that we see is in this future uncertainty, the risk is to become a space of future geopolitical dispute, of course, in terms of economic development, but also in terms of international relation. So what could or what should the EUSAR do in this respect is to increase, of course, cooperation. This is obvious, but in which way? According to a EU Commission study that has been published recently, they identify more than 2,000 obstacles, territorial obstacles, CBC obstacles. And among these almost 200, they identify that the majority is between EU members and, of course, Balkan countries, but which is not, which is personally also surprising me, was that half of these obstacles is between Western Balkans countries. I'm talking about economic obstacles, economic barriers, laws, etc. So what is the point here is to facilitate as much as possible this territorial dimension of barriers that we face. One example, positive example that I can mention is that the Nova Gorica and Gorizia, which are two cities between Italy and Slovenia, they are trying to support, to overcome these obstacles by participating and drafting common special plans, which means that they want to be, they want to manage the territory from one perspective, which of course is a big issue, but also it is something that is new, and I think that the EUSAR can support these kind of initiatives in the coming days, in coming years. Then I will finish. Just something that can help us as a researcher in the academia or working NGOs. We need to support your activities as a policy makers to have some data. The majority of EU ESPON projects or EU studies, they used to exclude Western Balkans because they don't have common data from which based recommendations. So in order to be effective in our work, we need also to have data to support policy recommendations and help your activity in making strategies or whatever kind of initiatives that you are going to do. Well, thank you. Sorry. Thank you very much for recalling geopolitical challenges, obstacles, but also concrete chances to go ahead in policy making, starting from data collection, which is the base for coherent policy making. It is now the turn of Umberto Trenta, MARC Regional Counselor for the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region. E io, tornando all'italiano, chiederei al dottor Trenta qual è il ruolo di una regione, in particolare della Regione Marche, nella strategia. Allora, io partirò con un inciso che ha una storia antica come la nostra lingua italiana, che è di ceppo neolatino. E pluribus unum, ni il solidum, ni si unum. Cioè, cosa voglio dire? Uniti nella diversità, ma non c'è solidità senza unità. Dagli interventi che ho ascoltato, io avevo fatto una sintesi molto veloce su tre punti. Qual è il ruolo per le regioni italiane su EUSAIR? Qual è il ruolo per la regione Marche? E soprattutto, quali azioni? E per non dilungarmi, vado ad essere concreto e parto subito così. Ringrazio il Presidente, quindi tutte le Marche, che ci ha ospitato, che ci assiste, ma il mio pensiero va anche a un economista di fama internazionale come Mario Baldassarri, che è stata una delle menti illuminate di questa regione.
quindi scusatemi un inciso così, ma era doveroso. Allora, prego. E vado al dunque. Le Marche sono state in grado di costruire un sistema sociale ed economico che in passato è stato assunto a modello nazionale, avendo permesso uno sviluppo industriale senza fratture sociali. E questi sono gli incisi, fratture sociali. Questo modello, anche se in discussione ed evoluzione, opportunamente rielaborato e calibrato sulle esigenze dell'oggi, potrebbe e dovrebbe essere riprodotto nella macroregione adriatico-ionica, con tutti gli accorgimenti del caso. Nuovo protagonismo dei territori. Lo stesso statuto regionale, allora originale ed innovativo, le cui menti, diciamo così, non vanno mai dimenticate, sono stati l'economista Giorgio Fuà e il giurista Sabino Cassese. Perché è importante l'economista e il giurista? Perché noi ci muoviamo in un contesto di normative e gli amministratori parlano per atti amministrativi mirati all'esigenza dei tempi. Quindi invitavano la regione a trasformarsi in ente programmatore e quindi il sistema delle regioni italiane dovrebbe avere un comune sentire e ragionare come se avesse una base comune proprio attraverso le normative e quello che è il diritto delle regioni. Quindi trasformarsi in ente programmatore in un'ottica di governance multilivello. Il sistema delle regioni italiane può farsi promotore di un nuovo modo di fare programmazione, rimettendosi in discussione dalle fondamenta e lavorare per la creazione di un nuovo modello europeo che parta dal basso e che sappia essere portatore di sviluppo economico e di pace. E su questo devo dire che la Regione Marche dal 2000 lavora in questo senso con due leggi regionali, la numero 9 del 2002 che stiamo rivedendo e la legge numero 30 del 2013, l'IMES Territori di Confine, progetti condivisi e cofinanziati. Quindi attraverso la digitalizzazione, come diceva uno dei relatori, sarà importante percorrere tutto quello che sarà necessario, ma attivando in questo processo di conoscenza normativa ed oltre anche gli over 30. Che significa? Oggi io vedo una platea di persone attente, qualcuno ha detto, credo il relatore, sono il più giovane, ed è giusto. Io mi sento diversamente giovane, caro ambasciatore, e per questo sono qui a lavorare per la nostra regione, ma soprattutto per la macro regione. Quale ruolo per la Regione Marche? E qui invito il Presidente, col quale abbiamo condiviso tanti aspetti di questa questione importante, in un momento politicamente e geopoliticamente importante e decisivo, come diceva il relatore albanese. Le Marche possono avere un ruolo fondamentale e centrale in questo nuovo protagonismo dei territori e farsi guida degli obiettivi della macroregione che sono quelli di armonizzare lo sviluppo di territori con storie differenti e pluribus unum sul piano sociale, politico ed economico. Sono stati compiuti molti passi in avanti dal 2015, ma è giunto il momento di dare seguito pratico e concreto, costruendo un nuovo modello di sviluppo, di crescita senza fratture, capace di armonizzare le differenze. Ruolo di ponte strategico. La macroregione ha trovato effettiva legittimità con una risoluzione del Consiglio europeo nel 2014. In questo contesto le Marche assumono un ruolo rilevante, essendo state designate dalla Conferenza dei Presidenti come regione coordinatrice delle 14 regioni italiane facenti parte della strategia UE e per la macroregione adriatico-ionica USAI. Ruolo che la nostra regione può svolgere in modo molto autorevole, proprio in virtù di una storia economica costellata di successi per l'avvio della già citata industrializzazione senza fratture, ma anche di una storia politica istituzionale altrettanto importante, che l'ha posta come ponte tra nord e sud dell'Italia e soprattutto tra ovest ed est Europa. E adesso quali azioni? Sono sempre breve ma puntuali. Forum Stati Generali, che dico così Stati Generali perché significherà qualcosa che ancora dobbiamo affrontare in una maniera opportuna grazie alla struttura regionale, così come l'ha presentata Donatella all'inizio, cioè occuparsi di questa cosa in 3 mesi, fare una relazione dei primi 100 giorni, è stato un lavoro importante soprattutto di relazioni tra università, ecco qui l'Università Politecnica delle Marche, ma le Marche hanno anche università che si occupano di diritto come l'Università Macerata, hanno l'Università di Camerino, hanno l'Università di Pesaro, dove presentammo la carta della terra di Gorbaciov,
e poi entreremo nel contesto di queste leggi. Quindi possono essere rilevanti i momenti di confronto che si configurano come l'occasione per un rilancio complessivo a 360 gradi della macroregione adriatico-ionica e quindi delle aree appartenenti ad essa, secondo molteplici punti di vista, da quello economico a quello ambientale ed energetico, e del turismo, da quello culturale a quello sociale. E per raggiungere questi obiettivi occorre favorire la realizzazione di appuntamenti strategici come i forum della strategia USAIR che già si svolgono annualmente, in cui fare il punto della situazione, ma ricordiamoci sempre, coinvolgiamoci i giovani, coinvolgiamoli, portiamoli dentro, diamogli l'autonomia decisionale, portiamoli sul tavolo delle discussioni e delle proposizioni, perché loro sono il nostro futuro. L'Italia, ma come credo l'Europa, è un paese che sta invecchiando, e questo il dato anagrafico è inconfutabile. Quindi intercettare le istanze che di volta in volta muovono da questo territorio, varare proposte e metterle in connessione, far crescere le realtà che di questo territorio fanno parte, dar respiro ad un'area che può e deve ancora crescere facendo leva sui suoi punti di forza. Penso alle politiche del mare, penso alla mobilità, soprattutto quella sostenibile. E poi parlerei degli stati generali, ma devo ancora approfondire alcuni indirizzi con la giunta che rappresenta il presidente Quaroli, anche sulla struttura che si sta dando le Marche, molto intelligentemente guardando al futuro. E ormai siamo al futuro prossimo. Chi coinvolgere? Sono molteplici le categorie che svolgono un ruolo preminente in quest'area. Il modello delle istituzioni pubbliche, nazionali e regionali. Il mondo accademico con le sue università, sono circa 40, correggetemi se dico un dato, ma credo che sia proprio esatto, 40 università ed oltre, che possono portare un contributo scientifico di assoluto valore in ogni settore preso in considerazione per la crescita di quest'area. Il mondo dell'imprenditoria italiana e straniera attraverso delle vere e proprie best practices a livello internazionale secondo i principi dell'economia sostenibile, contemporaneamente proprio in funzione complementare di importanti e riconosciuti casi aziendali a livello nazionale ed internazionale. Occorre creare uno spazio per start-up under 30. Quindi il lavoro che si sta facendo nella regione con bandi specifici deve essere condiviso con le altre 14 regioni, fare quasi che fosse un codice unico della macro regione, parlare tutti la stessa lingua e guardare a quell'Europa anche con le sensibilità diverse geopolitiche, ma con uno spirito chiaro. Se andiamo in Europa, andiamoci con coscienza e conoscenza, ma con un linguaggio comune di base. E questa è la sfida. E questa sarà la sfida di questa università telematica avanzata che dovremo sostenere rivedendo la legge regionale numero 9. E poi nel dibattito tra, diciamo, gli stati che sono 10 e 14 che sono le regioni, trovare un punto d'intesa che ci porta a dire e sostenere tutti lo stesso principio, andare in Europa. Quindi gli under 30, per quel mondo più giovane che si misura o che vuole farlo con il mercato. La partecipazione va infine estesa a tutto il mondo delle categorie economiche che rappresentano la spina dorsale delle economie regionali ed infine al mondo delle portualità. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di Adriatico Ionico. Si affacciano e si interfacciano porti che sono le realtà vere che muovono l'economia e lì passa il turismo, la cultura, le persone, anche la riservatezza dei dati sensibili attraverso i porti. E su questo Ancona, grazie al nostro ambasciatore, ma anche all'intervento puntuale del nostro Castellaneta, che è il segretario generale, abbiamo ribadito l'importanza della centralità di Ancona e il ruolo di coordinamento della Regione Marche attraverso il progetto di un'area vasta come la macroregione. Quindi, in virtù dell'importanza rivestita dalle attività economiche e sociali legate al mare di questo territorio, quindi ambiente, energia dell'area macroregionale. Il lavoro non è semplice, il cammino sarà ancora lungo e irto di difficoltà. Ma se non crediamo alle idee, e le idee camminano con gli uomini, è stata una bella riunione, ma io la voglio vedere in prospettiva di quei ragazzi che ci stanno seguendo con attenzione, con preoccupazione, perché quello è il nostro futuro. La strada è tracciata. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie.
Grazie mille. Abbiamo un piccolo intervento, una piccola modifica del nostro panel. Prima di concludere, abbiamo la possibilità di dare la parola a Ferdinando Ferrara, capo Dipartimento Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che altrimenti ci deve poi lasciare. Un problema di collegamento? Di assenza, allora proseguiamo. Proseguo. Never mind. We return to our original speaker and we conclude our panel by giving the floor to Miranda Sidran from the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, in National Coordinator for USAIR. Considering that Bosnia will be the next president of the USAIR next semester after Albania, that is the current one. So Miranda Sidran, the floor is yours. It works. Yes. Thank you very much, Luisa. I almost felt like Snow White if I would be speaking after seven men, but we had a technical difficulty, so it was not seven, it was only six men before me, and I hope the next projects, programs and conferences will include more women. Thank you. But of course it gives me an enormous pleasure to be here today with you, and on behalf of my Ministry of Foreign Affairs, to which I served last 30 years, and on behalf of the newly formed team for the preparations and presiding over the Adriatic Union Initiative and the USAIR that we will take over from Albania in just less than 2 months' time. I also firstly have to really express our gratitude to the organizers, wonderful region of Marche, all the officials that have provided for us to be here today with you, to express our gratitude to our wonderful colleague, Ambassador Pilja Poco, also to Secretary General Catalanetta, and we really feel very, very at home here with you, with all your fantastic hospitality. Thank you for that again. I think I will fit in the 5 minutes provided, but I also think it might sound a little bit different than what we have heard until now. Maybe because I'm just new into the USAIR and the Adriatic Union Initiative, beautiful story. I'm a fast student, I think. I will learn fast and I will accommodate and provide the results. But in the beginning, I really have to say something about the regional cooperation and in only one sentence, what it means to us in Bosnia. In Bosnia and Herzegovina. So it's not just an ordinary phrase, which is used so many times. It's not really just the title of some conference. For us, it's a real way of life. That's the way we live. We live together in our region. And you all remember, probably, you all do know that just 30 years ago, what is now the macro region, the part of this macro region, was only one country, Yugoslavia, one of those who have founded the initiative. Well, my country has been very active member in different regional platforms, different regional cooperation for us. And for us, it really comes, so to say, naturally. We really try to excel in being a good partner and reliable one in the family. So we are approaching our presidentship in the Adriatic Union Initiative with enthusiasm. We are also, in the same time, very much aware how challenging are the times that we live in. And we know that we will have to cope with it during our
1 year presidency. I will not tell you all different details on our EU integration path, and it's very difficult. I just want to remind you that Bosnia and Herzegovina is the only country from the Western Balkan countries or from former Yugoslavia that even doesn't have the candidate status for the membership in the European Union. I have to mention that we have decided to apply. It was a very political and unanimous decision in Bosnia and Herzegovina. We decided to apply for the EU membership around Valentine's Day 7 years ago, but we still are not proposed properly from the EU. I mean, the reply we had like 7 years later, with the list of different 14 key priorities that we will have to fulfill before they will open the negotiation process with us, which they didn't still open with Albania or Macedonia, although they have been granted the candidate status, help me, Ilir, maybe 5 years ago already. Yeah. So we know that the process is long and exhausting, and we are ready to really pay an active role, take an active part in the process, but we still, European Union member countries, capitals have still not decided to bring us in. In the title of our session, we invite for a discussion on a brand new vision of Europe, USA and the enlargement process. You also said what is the current situation and how important is the implementation. And I should add the acceleration and also following what Gilles from Brussels have said, we have to make ourselves more attractive in order to accelerate our path. But one thing is obvious. Task we have taken willingly, and we have embarked upon our path towards the European Union. So fulfillment of the conditions set for progress in the accession process, meaning adopting the legislation and incorporating the EU's acquis communautaire in our legislation. But the other thing is the support and trust, and I think our colleague has briefly touched upon it. The support and trust for the EU in our countries, I'm afraid, and the question is if the EU is losing its credibility in our region, followed by losing or fading out the EU enthusiasm and support in the country, sort of that the, what they call enlargement fatigue from the both sides, or the slow pace, what this was all brought by, the slow pace of the process, and this led to really a mistrust. Young people are leaving the country more and more. Actually, they have lost hope and trust for the Bosnian EU perspective promised to us before this generation that is leaving now, and that they are now university graduates, before they were even born. That perspective was promised to us. Well, the other part of reality today, at least in my country, and after the beginning of Russian aggression on Ukraine that started on the 24th of February this year, well, that other part of reality in my country, I said at least, are empty supermarket shelves. The memory of our war became too much vivid. I myself didn't rush to buy flour for bread or cooking oil or sardine tins. But what I did, I went down to the cellar in my house, in my building, and I started to clean the cellar as a probable future shelter, remembering how it was difficult for me, 22 years old, to clean that same cellar without any water and without electricity in the dark. So my children were watching me doing that, and they just silently came to help. No one was panicking. No one was making any drama, really. We just have this war that when you once in your life go through war and it lasted 4 years, that's a long time. You live in fear for your own life, for the life of your closest. Then it just stays for you, inside you forever. And you are sort of, it's very sad to say, but prepared. And you think that you have to just to be like, use your ratio, stay calm, but also take some measures to be ready.
We cannot forget how 14,000 Sarajevans were killed during the siege of the capital of Bosnia. That was the longest siege ever remembered in the history of humankind, the siege of the capital that lasted for so long. We can't remember 1,600 children that were killed during the siege of Sarajevo. We are seeing, we are witnessing the war again on the European soil today. And if I'm wondering if we are doing enough, if we are doing enough to at least stop it when it's not too late. So my message and my plea would be really to Europe that it has to wake up, it has to wake up, and it has to listen and to acknowledge and do something about our expectations for from the Western Balkans that are the same, at least the same from the each and every country in the Western Balkans. We expect the same, and that is just embrace us in the family of nations, beautiful nations that make our beautiful continent. So I really appreciate whatever colleagues that are experts said from the European Commission and others. And we can speak about strategies and we can speak about benchmarks and tasks and on our way. But we can also do our homework while being at least for my country, the candidate country for the European Union, not as a, I appreciate what Andrea said, but not as just potential candidate for so long. And for other countries on the Euro integration path to really accelerate that. So to finish my message would be that political decision has to be made to grant us a candidate status, to continue negotiations with other countries, and time is ripe to do it. Maybe too ripe. I'm really begging you to do something to make it happen, and also. What is then to come back to the brand new vision? I think the brand new vision could be that this platform, this regional cooperation initiative, Adriatic and Ionian initiative, can become vocal and courageous platform and can be our best advocate for the concrete decisions to be made by the capitals of the European Union, so the Council of the European Union, to accelerate its own enlargement. Thank you very much. Thank you, Miranda, for recalling such a strong, such a powerful way, the urgency of the work we are supposed to do. And thank for all speakers for having been very effective in their introduction. We have, I think, questions for from the people online, do we? There are some online debates what's going on. Do you need a microphone? Maybe, but I don't have it. Can I have one? Thank you. Good morning. Yes, it works. It's okay. Good morning to everybody. Yeah. So I was saying we have a debate on online related to the topics mainly connected with the collaboration among the member states and the candidate countries. So. I think that we can use the following sessions to give more detail about the questions, and also on the online channel we are following on Zoom. So if anybody wants to pose any question, we are here to collect them and maybe to answer. And what about questions from the public? We do have one from Mario Baldassari. I think I have to give you the microphone, right? Thank you very much for this opportunity. Thank you again for this opportunity.
I don't have a specific question for any one of you, actually, but I wish to test your sentiment. Io ho avuto la fortuna di avere nella vita grandi maestri, sin dalla prima elementare, e quindi vorrei riassumere tre lezioni che ricordo bene tuttora. La prima, la maestra della prima elementare, qui nelle Marche, anzi per la precisione a Macerata, ci disse che la geografia fa la storia, ma la storia fa la geografia, soprattutto la geografia economica e sociale. E questa è la prima lezione. E ci parlò per la prima volta della guerra di Crimea. Questa attuale è la terza guerra di Crimea. La prima è nel 1048, la seconda è nel 1852, Cavour ne approfittò per fare l'unità d'Italia, e la terza è questa, che è cominciata nel 2014. Il crinale. La seconda lezione è quella del mio professore di latino 70 anni fa, circa, no, forse un po' meno, 60, che ci disse si vis pacem parabellum. A me non piacque molto, e siccome stava nascendo la comunità europea, il mercato comune, io dissi, ma non si potrebbe fare si vis pacem parapacem? E la terza lezione per capire il sentimento, ringrazio particolarmente le parole di Miranda Sidran, è la questione cruciale, perché siamo qui oggi? Why we are here today? E la questione cruciale è che da un lato in questo momento, dopo la pandemia, ma soprattutto durante la guerra, la terza guerra di Crimea, l'Europa deve fare due salti, uno in alto di maggiore integrazione, ovviamente in tema economico, energetico, di difesa, e uno in largo, che è l'allargamento su tutta l'area dei Balcani, è cruciale. E qui i tempi sono fondamentali, non possiamo dire, è giusto, il professor Beriscia ha citato, dice ci sono 2000 ostacoli, eccetera. L'integrazione europea certamente ci sono gli ostacoli, ma non la fa la procedura e la burocrazia, la fa la politica. E quindi è un momento in cui la politica è chiamata a scegliere in Europa di fare questi due salti. All'interno di questo, questo è il sentimento che vorrei verificare con voi, all'interno di questo l'area adriatica ionica, che già c'è da tempo, deve essere, in questo sono, non sono d'accordo con Miranda su un'unica parola, perché ha detto can, non sono d'accordo sul can, I say must. L'area adriatica ionica must be la pietra d'appoggio, la pietra d'angolo per questo processo che deve essere rapido, deve essere serio, deve essere profondo. E guardate, sappiamo tutti che l'Adriatico è la geografia e la storia d'Europa. Se ci aggiungiamo lo Ionio e il Mediterraneo, i nostri antenati dell'Impero Romano lo chiamavano Mare Nostrum, ma oggi è Mare Nostrum nel senso Mare Nostrum European, sì, perché è l'approdo di tutti, dall'Asia, dall'America, si entra nel Mediterraneo. Ci abbiamo messo millenni per superare le colonne d'Ercole, adesso dobbiamo fare delle colonne d'Ercole, di Suez e di tutti gli altri traffici l'accesso. Quindi vorrei verificare il sentimento, perché ripeto, con tutti gli ostacoli oggettivi, 2000, ma la storia si sta chiedendo di accelerare questo processo avendo la responsabilità di fare questo doppio salto in alto e in largo. Se c'è
giustamente il pessimismo della ragione, beh, questo è il momento in cui deve prevalere l'ottimismo della volontà. E la volontà è una volontà politica prima di tutto, con la P maiuscola, la politica, la polis degli antichi romani. Grazie. Thank you so much. Bravo. And with these words of vision for the future, I think I'm forced to conclude this session and leave the floor to the next two sessions, which are very intense and probably will give an answer as well to this desire. Thank you everyone for listening, and thank you to the speakers. Bene, grazie agli speakers della prima sessione, grazie Luisa. Ora invito il presidente Acquaroli a fare il suo intervento. A tutti, un saluto alle numerosissime autorità presenti questa mattina, un saluto a tutte le personalità che oggi hanno raggiunto Ancona per questo straordinario e importantissimo appuntamento. Ci fa piacere accogliervi nella nostra regione. La nostra regione, la regione Marche, ha sempre creduto sull'iniziativa, sulla strategia adriatica ionica. Fin dagli albori si è fatta promotrice di quest'idea, che si è concretizzata, e ci piace oggi, a distanza di tanti anni, registrare ancora l'interesse, ma soprattutto la centralità del progetto adriatico-ionico nella strategia europea. Io credo, anche per aver ascoltato questa prima sessione dei lavori, che le testimonianze che abbiamo potuto appunto registrare questa mattina sono testimonianze molto importanti per noi, perché determinano anche una rotta dove noi dobbiamo andare, determinano anche una possibilità ulteriore di sviluppo di questa iniziativa adriatico-ionica. In una delle riunioni che abbiamo fatto, era il momento della pandemia, quello più difficile, dove tutte le relazioni erano svolte da remoto. Ecco, in quei momenti dove si auspicava anche il superamento di quella fase così complicata, avevamo dato la nostra disponibilità a poter dare un supporto ulteriore, sia logistico, sia tecnologico, sia tecnico, sia professionale, di struttura, ma anche e soprattutto quello che diceva il professor Mario Baldassarri, politico. Noi crediamo che la storia rischia di essere più veloce rispetto alle burocrazie, rispetto ai governi. I giovani rischiano di perdere delle opportunità, e credo che quelle opportunità le istituzioni oggi debbano darle mettendosi a disposizione, e devono darle cercando di creare opportunità reali, vere, concrete, che possano partire dalle nostre università, che a mio avviso sono l'elemento cruciale per poter sempre far incontrare le culture e le formazioni che, seppur diverse, devono imparare non a convivere, a vivere insieme. E poi sicuramente è importante per le nostre imprese. La crisi che stiamo vivendo ci mette davanti a delle scelte che sono scelte assolutamente prioritarie, perché il futuro delle nostre imprese dipende dalla capacità delle nostre imprese di saper conoscere non solo mercati e opportunità, ma si per anche conoscere la capacità di crescere, e la crescita sia sempre col confronto e con la scoperta di nuove opportunità, appunto. Ecco, allora, quella occasione che oggi noi viviamo qua in presenza, la prendiamo come una ripartenza fisica, ma una ripartenza ideale, una ripartenza culturale, una ripartenza soprattutto politica. In questo senso, spero che presto avremo occasione per ragionare intorno a progetti concreti che possano mettere le università, le imprese, i giovani, le istituzioni subito all'azione per costruire ponti, ma soprattutto per far sì che questi ponti siano portatori di messaggi positivi e siano portatori anche di una prospettiva diversa. L'Adriatico, lo Ionio, il Mediterraneo è un mare che ha una storia incredibile,
che suscita emozioni solo a pensarci, culture che si incrociano, culture che convivono, culture che si scoprono, e credo che sarebbe veramente brutto perdere questa opportunità. E in un momento come quello che viviamo oggi, e chiudo, credo che sia fondamentale passare a un'azione che possa appunto creare subito quelle praticità che a noi piacciono, quella capacità di diventare subito coglibile quello che è stato un grande progetto che oggi deve essere calato a terra. Grazie e buon proseguimento. Grazie Presidente Acquaroli. Ora un video messaggio da parte della Ministra del Sud e per la coesione territoriale, Mara Carfagna. Prego la regia di inviare il messaggio. Buongiorno a tutte e a tutti. Saluto il Presidente Acquaroli, saluto tutti i presenti e le persone collegate da remoto. Ringrazio la Regione Marche, ringrazio il Dipartimento per le politiche di coesione per l'invito e per avermi consentito di intervenire con un videomessaggio. L'evento di oggi ha un grande merito, quello di rinnovare l'attenzione sulla strategia europea EUSAIR, nella cui promozione e nel cui sviluppo l'Italia è sempre stata e continua ad essere fortemente impegnata, riconoscendo l'importanza di consolidare la cooperazione nella regione Adriatico-Ionica per sostenere la crescita economica e sociale dei paesi coinvolti e favorire il processo di allargamento dell'Unione Europea. Un processo, quest'ultimo, tanto più strategico nel drammatico momento storico che stiamo vivendo, con la guerra in Ucraina, alle porte cioè di quei paesi di cui la strategia promuove l'integrazione europea. In tal senso il ponte tra dimensione interna e dimensione esterna di EUSAIR, che coinvolge 4 paesi membri dell'Unione Europea e 6 paesi non membri, di cui alcuni in via di adesione, rappresenta un elemento essenziale che la distingue dalle altre strategie macroregionali. Non meno importante l'impulso allo sviluppo integrato della regione Adriatico-Ionica che la strategia si propone di dare per migliorarne l'attrattività, la competitività, la connettività. Obiettivo per il quale è oggi più che mai fondamentale creare nuove sinergie, lavorare a risposte comuni, individuare e condividere buone pratiche che diano slancio alla cooperazione e agli investimenti. A 8 anni dal suo lancio, EUSAIR è ormai in una fase matura. Molto è stato fatto, resta però da realizzare la fase più complessa, quella di attuazione, che è anche la più rilevante per i cittadini e per i territori interessati. Sarà fondamentale la condivisione con gli attori regionali e locali, ai quali si richiede di essere pronti a contribuire con i fondi disponibili verso il raggiungimento degli obiettivi fissati. Il successo di questa strategia e lo sviluppo della regione Adriatico-Ionica possono dare un contributo fondamentale alla prosperità e alla sicurezza dell'Europa nel suo complesso. Il percorso fin qui è stato lungo, ma adesso è il momento di produrre il massimo sforzo e agire con progetti concreti, valorizzando efficacemente le molteplici opportunità che la strategia è in grado di offrire. Grazie per l'attenzione, buon lavoro e a presto. Bene. Prima di passare alla seconda sessione dei lavori di questa mattina, informo che al piano superiore è stata allestita una coffee station, per cui tutti coloro che volessero approfittare di un caffè possono farlo al piano superiore. Poi al termine di questo appuntamento sarà offerto un lunch a tutti gli ospiti presenti. Un'altra informazione, che l'evento è trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Regione Marche, della EUSAIR Stakeholder Platform. Bene, io direi di passare alla seconda sessione. Invito gli speaker a prendere posto. Parlo di Stella Arneri, direttore generale per la cooperazione territoriale europea, coordinatore nazionale EUSAIR del Ministero dello Sviluppo Regionale e Fondi Europei della Croazia, Andrea Pellei, responsabile della direzione Programmazione Integrata delle Risorse Comunitarie e Nazionali della Regione Marche, Ivana Sacco, non c'è,
Ivana Sacco, esperto della cooperazione territoriale, Dipartimento e politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In collegamento abbiamo in sostituzione di Jean-Pierre Alken abbiamo il dottor Giuseppe Di Paola. Scusate, c'è una... le cose stanno un po' cambiando. Giuseppe Di Paolo, ok. Mi confermano che in sostituzione di Jean-Pierre Alken, capo dell'unità della macroregione della DG Regio, ci sarà il dottor Giuseppe Di Paola. In collegamento ci sarà anche il dottor Massimo Gerli, direttore generale dell'Ufficio Analisi Politiche e Programmazione e coordinatore nazionale USAIR, Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Ioannis Firbas, direttore generale dell'Autorità di Coordinamento dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei del Ministero per lo Sviluppo Economico e gli Investimenti della Grecia. Modera Raffaella Coletti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Invito le persone a sedersi, grazie, per non disturbare anche l'andamento dei lavori, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, diamo avvio ai lavori della seconda sessione e permettete anche a me di ringraziare moltissimo gli organizzatori e la Regione Marche per l'invito e per l'accoglienza. E anch'io passerò all'inglese per appunto dialogare con tutti i nostri ospiti. So the aim of this session is to discuss about the relationship between what we define mainstream cohesion policy funds and macro-regional strategy. And the key aspects of this relationship in the past few years have been the so-called embedding process, or the inclusion of macro-regional strategy priorities in the programming and implementation of EU funds. And of course, the embedding of macro-regional strategies in different sources of funding is crucial insofar as the no new funding rule characterizes macro-regional strategies since the very beginning. And cohesion policy is particularly relevant in this frame, given that it is the EU policy devoted to territorial development. Of course, given that EUSER was launched in 2014, this 21-27 programming period of EU funds will be the first real opportunity to do an embedding of the priorities of EUSER in funds, in EU funds. So it is very relevant, this process, and to see where we are with this process. Just let me recall that EUSER countries committed to embed the priorities of EUSER in their funds in May 2018 in the Declaration of Catania. And after that, another crucial milestone was in June 2020, the approval of the flagship projects, which are projects that offer basically solutions to the main challenges of macro-regional importance, consistent with national needs on the one hand and with EU policy objectives on the other hand. And of course, the approval of this flagship project was the result of efforts from the thematic steering groups and the governing board. So given this background, the questions that we want to pose to our speakers today and that will guide the discussion are basically three. So the first, considering that the programming of funds is ongoing with different speed for different countries, the first question is, where are we with the embedding process with respect to cohesion funds? The second question is, once the programming phase will be concluded, we will move to the implementation phase. So what mechanisms and instruments
in your opinion, may support the contribution of cohesion policy to EUSER goals in the implementation phase, which, as we know, has its own specificities. And finally, the final question is related to the role that each of our speakers envisage for their own institution in this process. This is a multi-level process. We have, not by chance, in our panel today, representatives of the European Commission, of national countries, as well as of regional representatives, because the efforts of all of them is needed in order to achieve the results of the EUSER. So I give the floor to our speakers. I just kindly remind you to keep your interventions in 5-7 minutes in order to have time for our discussion. And first of all, I give the floor to Giuseppe De Paola from the DG Regio of the European Commission that I think is connected online. Thank you. So I move to the next speaker. Okay. It seems that I have to move to the next speaker and we will go back to our colleague from DG Regio afterwards. So I give the floor again to a connected guest, which is Massimo Gerli, General Director of the Analysis, Policies and Programming Office of the Department for Cohesion Policy of the Presidency of the Council of Ministers of Italy, which is also National Coordinator for EUSER. So, Massimo Gerli, buongiorno a tutti. The floor is yours. Mi sentite? Yes, perfectly. Sì, grazie. Bene, innanzitutto lasciatemi ringraziare la Regione Marche e in particolare ditemi, vorrei che sappiate che sono molto dispiaciuto di non poter essere presente lì, ma purtroppo impegni lavorativi mi hanno impedito di essere presente. Cercherò di rispondere alle domande della coordinatrice, la dottoressa Coletti, sulla base dell'esperienza italiana che, a dire il vero, è abbastanza ricca di eventi. Lasciatemi dire innanzitutto due cose che riguardano l'embedding. Questo collegamento tra i programmi delle politiche di coesione e le strategie macroregionali hanno subito in questo ciclo una forte accelerazione che è stata impressa dai regolamenti, perché nel 14-20 si parlava di allineamento delle politiche di coesione alle macro strategie. Qui stiamo parlando di un concetto diverso, un concetto nuovo, che è quello dell'incorporazione proprio, dell'embedding appunto. Ed è opportuno chiarire innanzitutto che è un concetto appunto nuovo e che questo processo non è né facile né automatico. Si tratta di un processo che ha a che vedere con il lungo periodo, in cui una serie di variabili assumono una grande rilevanza. Ne cito due. Il primo elemento particolarmente importante è la definizione di una strategia che ponga attenzione all'identificazione dei temi su cui concentrare le risorse. Lasciatemi dire anche un'altra cosa, che un'altra variabile estremamente rilevante in questo processo è ricoperto dalla capacità amministrativa di chi è impegnato nella definizione e nel disegno dei programmi, non solo nazionali ovviamente, ma anche dei programmi di cooperazione territoriale, dove appunto la capacità di dialogare tra i diversi paesi deve necessariamente essere più concreta, più efficiente e continuativa. Il ciclo 21-27 è appena iniziato. I nuovi programmi sono nella fase di valutazione da parte della Commissione, per alcuni stanno per essere presentati. Sappiamo che la Commissione europea, in modo particolare, ci chiede un uso più efficace ed efficiente delle risorse finanziarie e un impatto sostenibile e duraturo degli investimenti. Questo è il motivo per cui i programmi sono tenuti a rafforzare le sinergie e le complementarietà tra di loro e con altri strumenti e iniziative di finanziamento. Le motivazioni che ho brevemente accennato, che se volete possiamo poi approfondire,
fanno in modo che l'Italia ha affrontato questo problema dell'embedding in modo molto operativo, con l'obiettivo di sostenere concretamente i programmi a partire dall'inserimento dell'embedding anche nell'accordo di partenariato. Già nella fase di consultazione, infatti, del partenariato, l'Italia ha fornito a tutte le autorità di gestione linee guida su come affrontare le attività di embedding, delle priorità tematiche di USAIR e dei loro programmi. Un lavoro più approfondito sui flagship più maturi, approvati in sede di Executive Board di USAIR, come per esempio Adrian Cycle Tour, sono stati oggetto di incontri specifici con tutte le autorità di gestione italiane coinvolte per risolvere tutti i problemi tecnici che appunto vengono affrontati durante la fase di embedding, individuando per esempio altri strumenti che possono favorire la realizzazione di questi progetti e tentando nel miglior modo possibile di coordinarli nel modo migliore. In questa fase stiamo lavorando per rendere operativo l'embedding 21-27 e quindi la fase di attenzione ai programmi nazionali ci tiene particolarmente impegnati. Il quadro normativo di coesione 21-27 mette a disposizione dei programmi regionali dell'Unione Europea un'ulteriore possibilità di attuazione, le cosiddette azioni di cooperazione. Per chi voglia riconoscere nei regolamenti dove questo è menzionato, cito l'articolo 22, comma 3. Queste azioni possono essere realizzate anche fuori dall'Europa, nei paesi terzi con diversi gradi di cooperazione e di utilizzo delle risorse. Dobbiamo quindi lavorare sul coordinamento con i decisori regionali, sulle opportunità di dare forme di cooperazione anche con i nostri partner dei paesi IPA nel modo migliore possibile per aprire la strada a progetti comuni sulle priorità USAIR e sui progetti flagship che mostrano un livello di maturazione più elevata. A questo fine noi abbiamo avviato anche un progetto nazionale per sostenere le autorità di gestione nazionali al fine di lavorare sull'embedding, possibilmente partendo dai promettenti risultati di molti progetti Interreg dell'area e dalla sperimentazione anche sui programmi mainstream del metodo e degli strumenti di collaborazione avviati con gli Action Lab, di cui si parlerà a breve nella prossima sessione. Io ringrazio tutti quanti voi, spero di non aver levato troppo tempo agli altri relatori e alla discussione che spero ci sia dopo. Grazie. Grazie. Grazie molto, dottor Gerli. Thank you very much for being perfectly in time and for reminding of the role of regulations for the 21-27 cohesion policy for offering innovations and requests and a stimulus to the embedding process, and also to thank you for illustrating the initiatives undertaken by Italy in this framework. I don't know if we have to move to European Commission or no? I'm here. Yes, okay. So I give the floor to Mr. Giuseppe De Paola from DG Regio, European Commission. Thank you. Thank you. Grazie a voi e un saluto a tutti voi ad Ancona. Mi dispiace non essere lì con voi, mi piacerebbe ritornare dopo tanto tempo. Porto i saluti di Jean-Pierre Arcan, purtroppo lui a causa del ritardo non è potuto restare con noi, è un periodo abbastanza frenetico anche nella nostra unità che, come saprete, si occupa tra le altre cose anche di programmi Interreg con l'Ucraina. Ma anche con la Russia e la Bielorussia, e in questo caso abbiamo sospeso i programmi di cooperazione con questi due paesi.
So I moved to English now. So what trying to reply to the questions that were made at the beginning of this session, I would like to start from the concept of cooperation. That seems to be a very simple word, meaning to join forces to for challenges that are impossible to tackle in isolation. This is really the basic principle of Interreg. But when we talk about macro-regional strategies, it takes a very peculiar meaning. First of all, it is about a policy orientation and strategic focus. In simple words, this means that countries in a macro-regional strategy, they decide about what are the priorities, the objectives, the targets together in cooperation. It is about governance, meaning who does what and how do we cooperate. In macro-regional strategies, this is very special because we have a multi-level, multi-stakeholder cooperation, meaning that for macro-regional strategies to really function, we need a large number of actors, national, local authorities, NGOs, different stakeholders, universities, etc. We need to have really to involve the whole community. And then the third point is funding. You know that macro-regional strategies are based on the principle of no new fund principles, no new institutions, and no new regulations. But that means, I mean, particularly on the funding issue, that means that actually all available funds are really fit to finance macro-regional strategies. So, we are talking about the EIDF, cohesion funds, but also Horizon funds that are managed directly by the Commission, LIFE, etc. But also national funds, those kind of funds could contribute to support macro-regional projects. So in this framework, then we have this concept that has been mentioned. I think we refer to embedding, which is a little bit a cryptic word, but that simply means that we want, particularly in the framework of cohesion funds, ERDF, we want regional and national operation programs to include the priorities that have been jointly agreed by macro-regional strategies in their programming document. So in order to do that, this requires a big coordination effort. And this is really the key principle of a macro-regional strategy, particularly of a macro-regional strategy like the USA, which is a little bit special compared to other macro-regional strategies, because we have member states and countries that are in the process of accession, candidate and potential candidate countries, which have, particularly when we refer to EU funds, have very different system that need to communicate each other. How this links with the cohesion policy, you know that, and again here the user I think is very special. The cohesion policy, the main principle of cohesion policy is the convergence, so trying to have an harmonious development of the region, trying to help the least developed regions to reach a better level of development. And here in the USAR we have an area where you have very rich regions, very developed regions, and some areas that are amongst probably the least developed in Europe. So it is a framework where particularly if I think about the candidate and potential candidate countries, they can really learn by doing and can, let's say, softly approach to cohesion policy mechanisms. So that's really a great, let's say, value added that the user has. What are the mechanisms? In this case, I mean, it was mentioned already, I would not dwell long on that. You know, the network of managing authorities is something important. We need to establish, also taking into account what has been also, again, jointly agreed, the flagships, so that are the main actions that in the programming period 2021-2027
the countries in you said decided to invest in through their funds, the funds that they managed, that they managed within the ERDF or IPA funds, etc. So that's something important to make this this managing authorities, these programs, discuss and cooperate among them. Also, the example of the User Action Lab is a very good example that is limited for the time being to Interreg programs, which is a portion of the cooperation we want to see, but then it can be extended, and it's important that we really tackle the regional national operational funds programs, where really with those funds you can really plan more strategically. Also, what I wanted to say, this cooperation and this mix of member states and countries in the accession process can really facilitate and help the enlargement process. This is something that will feature very much in the revision process of the USAID that is going to that actually has been launched already, and we are starting working on that. But how can these help? How through the revision process we can help the enlargement process? Really want to look into the specific directives. At sectoral level, how actions can facilitate that. We have many directives that are already actions within the USAID and within the Interreg programs in the region are already supporting the alignment with, I don't know, the Maritime Spatial Planning Directive, the Marine Strategy Framework Directive, also the new strategy on sustainable smart mobility, biodiversity strategy, etc. This will feature very clearly in the revision in the new action plan, and this is part of also the work that was mentioned before by the previous moderator Luisa Chiodi, and we had very good experience and a very good document that will help us in the revision process. Last point is where we are. I think we are with the embedding process. We are still, let's say, in the first step when some countries have already presented their programs for the 2021-2027 period. Some other countries are still sending those programs to the Commission for our observations, and we are working in close cooperation with our geographical units in order to make sure that these commitments that have been done by the countries to invest in those flagships are really taken into account. But the second step is then to come, and it's maybe the most important one, to really make those programs cooperate among them. So we're looking forward to the next step, and to have in the period 2021-2027 real macro-regional strategic projects implemented. Thank you. Thank you. Thank you very much for the many points that you raised, and among them, let me thank you also for reminding the objective of the enlargement, which was the topic of our first session today, but which is of course a background topic also in the current session. So let me now give the floor to another national representative, Ioannis Firbas, General Director and National Coordinator Authority for European Structural and Investment Funds, Ministry for Development and Investments of Greece. Please, the floor is yours. Thank you very much. I hope you can hear me. Yes. Good. Thank you for inviting me in this, obviously, seeing the presence in the meeting room there. It's a very interesting subject that we are dealing with today. Thank you again for inviting me, and allow me to in the few minutes that I have to just start by saying that I agree with almost everything that Massimo and Giuseppe said before me.
To come quickly to what we do in Greece, we have an extended and for a long period process for trying to embed as much as possible of priorities and flagships and intentions that the EU share approaches now will be in the mainstream programs, and that former excuses that we didn't know about EU share when implementing the programs can no longer stand. So this, in my view, will be a great step forward. I do not expect, dear Giuseppe, that all flagships will be embedded in the programs, and you as a commission, you should not also expect that, but as many as possible, especially priorities and some flagships that are relevant to the programs will be there, and we'll have the time during implementation to see how much we can coordinate and become more specific on that. Coming to implementation, for me the critical word and approach is coordination. Cooperation in general, but not in the sense of Article 22 that Massimo referred before. It's also cooperation and the new article, an extra tool, but we should not invest too much on that because we will get in trouble. It's not always very easy, Massimo, and you know that, to come up with using your funds with a beneficiary in another country. It's a bit complicated. We can do that, but we need to have full speed on coordination. What do we need for coordination? A few points here. One, networking. Giuseppe mentioned that. It's really, really very important. We'll have to use the governance system of EUSERL. We'll have to use the TSGs with a very important role in this process per pillar. And we have to get on board the managing authorities. Also internally, in Greece, in Italy, in Slovenia, everywhere, and in a networking of the managing authorities at EUSER level. It won't be easy, but it will become easier if, and this is another issue I used to raise in our meetings in the governing board, if we try, especially during this revision of the action plan, that is underway for the next programming period, if we try to focus, we can find not only the flagships, not only some general priorities that we have agreed on, but on specific, very strategic approaches that we can commonly and in a coordinated way come up through the mainstream programs. For example, if I'm in ERDF, ESF MAN mainly, but the fund for MARE, for fisheries and maritime affairs, is a perfect example. For example, if the funds around EUSER and the managing authorities coordinate to come up with calls for aquaculture investments, and they do it in not identical way, but in a similar way and in time, in a well-organized timing, then we can set goals for increasing production, for example, 30%, that's random. And then at the end of the day, we can calculate, evaluate our efforts as EUSER. This will be very important. The role of the TSGs will also be very important because they have to also focus and find these strategic approaches for not common but coordinated calls. This will become very important during the implementation.
I think this will be the most difficult, yet we need to try that, because we didn't have that luxury during this current programming period. I will conclude by saying that our role here is in the ministry. I have the pleasure to be also responsible for coordinating the funds, but also national coordinator. And this, along with the support of a special service that we have, not only for EU-Share, but some people who are working on that, and with the support of the facility point, the support of which, by the way, will be also very crucial in the next programming period. And we need to hurry up on that and finalize our common approach on that. I think that we can, during especially specialization of our programs, we can provide all coordination efforts that we can possibly give with the cooperation of all colleagues like Massimo, like Vlasta, ISDOC, everybody. And of course the Commission, with Giuseppe, Gilles, and Jean-Pierre, who could not be with us today. Thank you very much for that. Thank you. Thank you very much for the number of inputs, and also for recalling the challenges and opportunities that are connected to the revision of the action plan, which is ongoing. So let me now move to our next speaker. I'm very excited to have the other speakers here seated close to me, because after all these years, it's really amazing. And I give the floor to Stella Arneri, General Director for European Territorial Cooperation, EUSER National Coordinator, Ministry of Regional Development and EU Funds of Croatia. The floor is yours. Thank you. I would also agree on everything what the previous speaker said, because the first panel this morning was gave us the features of the macro-regional strategies in, and especially ESR in this political way. But now we are talking really on how we are going to do certain things in which way. And we are talking about this modus operandi and modus procedendi. And of course, the post-2020 programming period offers a unique opportunity to, let's say, somehow synchronize all funds, and also what Mr. Di Paola said, with the basic principles of free, no, we have to take care of optimal use of all available resources. And this opens also the big opportunity for all of us, but big opportunity means also a big responsibility. I would say that the process of embedding already started, and there are so many stakeholders involved in it, and is proceeding also quite well, I would say. This process is complex, as also Mr. Gerli said. It's not easy, but it is extended the possibilities of our national individual programs and dialogues. And what are the mechanisms? Certainly, it's very important to have tool to accomplish what we set up. The macro-regional strategy is not anymore a set of documents with extensive wish list.
And we have to be very, very honest and have clear vision and also shape all those tools that we have on disposal. So I sum up also myself and what we see Croatia, what sees, what are the mechanisms to use in all this process is certainly making use and extending these EU networks of managing authorities and platforms that operate on a national and regional level. And they can involve stakeholders, wider stakeholders, they can mobilize them, and they can also develop joint fields of action. Then certainly coordination on a national level. Here we see national coordinators, key actors that play important role, and they can be this mechanism to coordinate, we heard also that word, managing programs. So I would tell you, in Croatia, the managing authorities of mainstream programs behave a little bit like in a selfish way, because they're focused on the national interest, but then embedding process really broaden up this idea and this way of doing it. One also instrument would be support project development on thematical level and also strategic development, where Croatia sees, we see ourselves here as we can be a reliable partner because we gained some experience also on a MED program in 14-20, and we are doing it successfully. So we are able to share our knowledge and also our capacities in the way of the future management of a macro-regional strategy. Then certainly the role of European Commission is one mechanism that is also an important factor in the embedding process. And not forget also the synergy of macro-regional strategies, because during the presidency of Croatia in another macro-regional strategy for Danube region, Croatia was very proactive and have this important role also in the embedding process. But on our initiative, all four macro-regional strategies together sit on a table and discuss very important things. At the end, I would say good governance. So Ms. Firva said good coordination, but good governance, I think, within this strategy has been lagging. So, good governance and constant improvement are necessary, a base for any good project, also for any strategy. So I think that a little bit of more, let's say, focus and gathering all our strengths, all our knowledge would be appreciated here also in the future. So why are we here? And the gentleman that asked the question on the first panel, why are we here? I mean, we are here because of the prosperous and integrated Adriatic Ionian region. And to reach all those tangible goals, now finally with the embedding process, we have the opportunity to do this. And Croatia is really on the board and a reliable partner. And our institution will certainly participate will be driving force in the next programming period. Thank you. Thank you. Thank you very much for the testimony of the challenges of this process, but also for recalling the responsibility of the different stakeholders in making
really the difference in this crucial time for the embedding process. So we now move to a different level, let's say, of government. We move to the regional level with Andrea Pellei, head of Marche Region Integrated Planning, EU and National Resources Directorate. Prego. Buongiorno a tutti. Ringrazio l'organizzazione dell'opportunità di illustrare insomma lo stato nel quale ci troviamo rispetto al tema della programmazione dei fondi FESR FSE. Infatti rivesto anche il ruolo di autorità di gestione dei fondi FESR FSE, quindi in particolare con questi ultimi interventi mi sono sentito spesso chiamato in causa con questo tema dell'embedding e quindi con la necessità attraverso i programmi europei di fornire un raccordo, di dare gambe e di dare la possibilità di attuare poi anche gli interventi e le priorità previste tra i pillar della strategia EUSAIR. Noi, adesso mi ricollego a quello che diceva anche la collega Stella, sì, diciamo che abbiamo sicuramente tenuto conto delle priorità regionali, nazionali, ma comunque in questa fase di programmazione con un occhio, cercando di avere anche un occhio attento al tema della strategia EUSAIR. Quindi anche con un'attività di raccordo, di negoziato che è stata lunga, che si è diciamo prolungata dalla metà dello scorso anno. Con la collega Donatella Romozzi abbiamo fatto degli incontri anche per me, per il nostro gruppo, per conoscere le priorità, i pillar di EUSAIR e per poi da fare in modo di, già nella fase di definizione del programma, che come sapete è un documento piuttosto alto e strategico, però già in quella fase di introdurre i temi, le priorità coerenti con la strategia EUSAIR. Quindi, come ricordava il direttore Gerli in precedenza, con questa programmazione è in sostanza cioè un obbligo quello di prevedere un raccordo importante con questa strategia. Nella programmazione precedente diciamo che era ancora in una fase di sperimentazione e di definizione, quindi non erano stati poi molti i punti di raccordo. Con questa, al di là della formalizzazione già nello schema di programma tra le strategie regionali di riferimento, perché vengono indicate in una sezione specifica del programma, le strategie, le strategie regionali, la coerenza del programma PORFESR, PORFSE con queste strategie regionali. Già in questo punto la Regione Marche ha ritenuto di inserire, al di là di quelle che sono le priorità proprio regionali, che sono intanto il tema della riqualificazione e valorizzazione dei borghi con la recente legge regionale 29 del 2021, che come vedremo tra l'altro ha un collegamento e un raccordo proprio con le strategie EUSAIR. Oltre a questa strategia di riqualificazione, la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, naturalmente, che è un altro elemento trasversale comune a tutti i programmi regionali, e appunto il terzo riferimento in termini di coerenza strategica è proprio la strategia EUSAIR. Quindi già nel POR, già nella definizione del documento, si pongono le basi per un raccordo che poi deve essere articolato attraverso le azioni e gli interventi previsti nel programma. Per andare velocemente verso alcuni esempi, entrare nel concreto di quello che stiamo cercando e che stiamo cercando di fare in questa attività di embedding, quindi di raccordo, per quanto riguarda il riferimento al primo pillar, alla Blue Growth, diciamo tutta quella parte che riguarda gli interventi sulla ricerca nelle Blue Technologies e l'introduzione e l'innovazione delle PMI è un'attività che sicuramente è coperta all'interno dell'obiettivo specifico 1.1 del PORFESR, che è basato, come tutti i programmi regionali, sulla strategia di specializzazione intelligente. Anch'essa, la strategia regionale, la strategia di specializzazione intelligente della Regione Marche, anch'essa che pone l'attività della Blue Economy al centro come una delle strategie di riferimento per la Regione Marche. Quindi questo pillar, diciamo che a livello di trasferimento innovativo, network capacity,
Anche accesso a seed e venture capital, che sono tutti elementi e actions che sono poi previste nel documento di EUSAIR, sono temi che sono coperti, diciamo, sui quali intendiamo lavorare all'interno della programmazione FESR. Per quanto riguarda il secondo pillar, la connettività, il riferimento, diciamo, tradizionale, quello che comunque sta caratterizzando l'attività della Regione Marche da qualche anno, è quello per esempio del rafforzamento del completamento della mobilità sostenibile, che è un tema, diciamo, che è uno dei flagship di riferimento della strategia EUSAIR ed è anche uno degli elementi di rilievo del futuro per FESR Marche. Quindi tutto il tema del potenziamento e conclusione, diciamo, della ciclovia adriatica e soprattutto dell'interconnessione con le aree interne per cercare di favorire un percorso di trasferimento dei turisti, di valorizzazione dell'interno attraverso una mobilità dolce. Quindi questo è un altro tema che è particolarmente presente nella strategia EUSAIR e che ritroviamo nel POR in termini di interventi e di finanziamenti. Ulteriore elemento sempre sul tema connectivity è sicuramente quello dell'infrastrutturazione e servizi per la diffusione dell'intermodalità, quindi attraverso la realizzazione di parcheggi scambiatori, pensiline attrezzate, servizi e app per favorire una mobilità e un interscambio dei flussi trasportistici. Anche questo all'interno dell'obiettivo specifico 2.8 del futuro POR FESR. Sul terzo pillar, la qualità dell'ambiente, diciamo che anche qui sono previste attraverso l'obiettivo specifico 2.7 del POR tutta una serie di interventi per la protezione dell'ambiente naturale, degli habitat e degli ecosistemi. Questo tra l'altro ricordo che è un elemento nuovo nella programmazione FESR, che non era presente nelle programmazioni precedenti. Un altro elemento che abbiamo voluto inserire nella programmazione, che è coerente con l'attività di EUSAIR, è il tema della salvaguardia della biodiversità, sempre facendo riferimento all'obiettivo specifico 2.7. Infine veniamo al quarto pillar di EUSAIR, che è quello del turismo sostenibile. In questo caso, come dicevo all'inizio del mio intervento, al di là del tema delle strategie territoriali integrate, quindi sia gli iti urbani sia gli iti aree interne, che prevedono al loro interno dei meccanismi di valorizzazione appunto delle aree urbane e delle aree interne, c'è tutto l'intervento di sostegno sia nel POR FESR sia nel programma operativo complementare FESR della strategia dei borghi, che è appunto uno dei riferimenti, diciamo, dei riferimenti di questa amministrazione, e il tema della salvaguardia, della valorizzazione e del recupero dei borghi, che è uno degli elementi caratterizzanti anche della strategia EUSAIR. Quindi ecco, diciamo, abbiamo cercato di portarci un po' avanti nel senso di, al di là dell'inserimento di facciata di una strategia all'interno delle strategie regionali come coerenza, abbiamo cercato anche di iniziare ad articolare degli interventi, delle attività che poi, quando andremo a sviluppare, potrebbero essere davvero le gambe su cui marcia la strategia. L'ultimo riferimento riguarda le attività che stiamo già svolgendo attraverso i programmi Interreg e con, diciamo, programmi che già portano in embrione una collaborazione che abbiamo, per esempio degli Interreg Italia-Croazia, due progetti, Made in Land che si avvia alla conclusione e l'evoluzione di questo Made in Land, che è un Boost 5 che invece andrà ad avviarsi a brevissimo, che sono entrambi progetti collegati in maniera molto stretta e sinergica, anche se sono progetti Interreg, a tutto il tema della cultura e del turismo, quindi attraverso la diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica, collegamento delle destinazioni costiere e interne, il tutto con la finalità di invertire il percorso di spopolamento dell'interno e decongestionare la costa. Quindi questi, anche questi temi che
permeano un po' tutto il tema della strategia EUSAIR. Quindi ecco, questo diciamo, cercato in sintesi di dare un po' di esempi concreti di quello che la Regione Marche si sta apprestando a fare con la programmazione 21-27, in maniera di tentare di rendere più concreta la strategia EUSAIR attraverso interventi che poi abbiano ricadute effettive sui territori. Per qualsiasi domanda ci sono. Grazie molto, dottor Pellei. Thank you for reminding us of the relevance of the regions in this process, also providing concrete examples on how the embedding process can take place. And your final reference to the Interreg program is perfect to link to the speech of our next and final speaker, Ivana Sacco from NUVAP, European Territorial Cooperation Expert, Department for Cohesion Policy Presidency of the Council of Ministers. That can tell, I would like to ask Ivana to tell us something about how European Territorial Cooperation is included in this frame of embedding we are talking about. Prego Ivana. Grazie. Grazie Raffaella, grazie innanzitutto alla Regione Marche di aver organizzato questo evento che ovviamente rappresenta la conclusione di un percorso che abbiamo fatto insieme e di cui vi parleranno più tardi le colleghe. Approfitto di questo momento per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo esercizio. Permettetemi anche di ricordare che la strategia EUSAIR è nata lo scorso decennio, intorno al 2011, proprio per valorizzare quelle che erano le esperienze, le reti di relazione e di collaborazione che sono nate anche grazie all'attività dei programmi Interreg in quest'area. E quindi oggi diciamo che ci troviamo, grazie anche a questi sforzi e alla collaborazione che è nata con questi programmi, a parlare di embedding e di come è possibile valorizzare e cercare di rendere veramente attuale le priorità degli interventi della strategia EUSAIR e i flagship che sono stati identificati in questa strategia in qualcosa di più concreto. Come ha già ovviamente detto sia il direttore Gerli, ma anche negli interventi del dottor Firbas e della dottoressa Stella Arneri, la sfida a questo punto è quello di cercare di realizzare concretamente questi interventi, cercando di trasformare quello che è un obbligo regolamentare sicuramente, però in un'opportunità. Il lavoro del Dipartimento di accompagnamento nei confronti delle autorità di gestione, che è sia in un discorso di collaborazione che comincerà adesso con le autorità di gestione del mainstream e che è già cominciato invece in ambito Interreg, ha proprio questa finalità. Lavoriamo su cose concrete, cerchiamo di misurarci su quello che possiamo effettivamente realizzare, diamo una priorità agli interventi che riteniamo più urgenti e lavoriamo insieme. L'invito è veramente in questo momento anche così difficile per l'Europa di ritrovare quello spirito di collaborazione che è alla base dei programmi Interreg. Noi abbiamo lavorato insieme nelle sedi delle task force con tutti i nostri colleghi degli altri paesi e siamo riusciti a far sì che i flagship fossero inseriti concretamente e quindi a livello di obiettivi specifici e di attività da realizzare. Abbiamo su Interreg fatto un ulteriore esercizio, che è quello che vi verrà illustrato fra poco, di far lavorare insieme le autorità di gestione dei vari programmi per fare il passo in più, quello che veniva anche auspicato dal dottor Firbas prima, cioè di coordinare gli interventi senza che questi diventino una gabbia, ma che vogliano essere il modo con il quale, facendo le cose con lo stesso criterio, utilizzando gli stessi canoni per leggere la realtà, si possa effettivamente realizzare qualcosa di concreto e di utile per la coesione e per accelerare quel processo di integrazione che sicuramente ha diversi aspetti. Quello di cui io mi occupo è quello di cercare di rendere più concreti
i programmi Interreg e di lavorare su progetti che effettivamente vengano resi visibili e concreti. Lo stiamo facendo, spero che continueremo, spero che ci sarà l'entusiasmo giusto e la voglia di collaborazione da parte di tutti gli stati, di tutte le autorità di gestione dei diversi programmi, in modo da riuscire insieme a ottenere i risultati. Mi fermo qui e lascio la parola alle prossime sessioni. Grazie, Ivana. Thank you very much. And let me please give me the opportunity to thank all the speakers, not only for their quality interventions, but also because they were all perfectly in time, so they made my job very easy. And I now leave the floor to the following session. I just want to say that I think that today's session gave us an idea of the variety of efforts and initiatives which are already, in fact, transferring the embedding concept from a concept to a reality. And I think that in this moment it's particularly relevant to have opportunities like the one that we have today to share these the experiences that we are undertaking in this process. Thank you very much. Grazie. Grazie a tutti gli speaker della sessione 2. Inizia la terza sessione, quindi prego gli speaker della terza sessione prendere postazione. Modererà la dottoressa Germana Di Falco. Battistina, invito gli speaker che sono Battistina Cucusi, esperto Dipartimento Politico di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lodovico Gherardi, responsabile autorità di gestione del programma Adrion. Ivano Magazzù, responsabile per la capitalizzazione, azioni di cooperazione ed embedding del programma Interact. Roberto Zani, che non vedo però. Ah, ecco Roberto, ciao, scusa. Roberto Zani, esperto tematico pilastro 2 USAE, il sottogruppo trasporti. In collegamento abbiamo Anna Flavia Zuccon, responsabile autorità di gestione del programma Italia-Croazia. Mauro Novello, responsabile segretariato congiunto del programma Italia-Albania-Montenegro. Istok Skerlic, esperto tematico del pilastro 3 EUSAIR e partner del progetto Facility Point del comune di Isola della Slovenia. Vlasta Klaric, esperto tematico e coordinatrice del pilastro 4 EUSAIR del Ministero del Turismo e dello Sport, divisione per gli affari e politiche europee della Croazia. Bene, grazie e buon lavoro. Well, thank you very much. And first, let me join in thanking for this opportunity. I will go quickly to the inspiration for this third and last session. And the inspiration was practically linked to this connecting dot that is a sort of bridge between cooperation and integration. And this coordination and to strict the focus on practical activities. So in this third session, we will have the opportunity to listen to the key implementers of this effort of coordination. And we will hear four different voices. The first one from Battistina Cucusi will allow us to gain the overall perspective on the action lab that put together managing authority for all the Interreg programs in the area for almost 1 year. So she will give us a short overview of the main activities, but especially the results. Then we will listen to the voice of three Interreg managing authorities, because they are the main actors, even for the future, for going further in this effort of using the embedding process as a concrete platform for coordination and integration. And then we will listen to the EUSAIR TSG's experts or coordinator, because the dialogue between the EUSAIR strategy and the programs should be enforced more and more in order to have a better opportunity
to have a common focus and in this sense to work better in a coordinated way between the strategy and the programs. And last but not least, we will hear from Interact. The Interact program has supported the entire process, but also is the program in charge of connecting all the embedding solutions and the challenges all over Europe. So we will listen also what's happening elsewhere in Europe and why the effort should be a real effort on which we need to concentrate inspirations, solution, and share thoughts and common dialogue platforms. So first of all, let me leave the floor to Battistina Cuguzzi for the presentation of the action labs and which were the main results. Please, Battistina. Thank you. Buongiorno a tutti. La mia presentazione quindi è per presentarvi, come ha detto Germana, un percorso lungo che è iniziato nel luglio scorso, che sono appunto EU User Action Lab, un percorso sperimentale di supporto al processo di embedding nell'ambito della cooperazione territoriale. Un percorso quindi che è stato intrapreso dalla Regione Marche in qualità di partner del Facility Point, ma supportato quindi dall'autorità nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche di Coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e anche con la collaborazione di Interact. Nascono gli Action Lab dall'esperienza italiana, un'esperienza italiana di network dell'autorità di gestione a guida italiana dell'Adriatico Ionio e il gruppo Adriatico Ionio, che è nato quindi dall'esigenza di creare l'occasione per una maggiore collaborazione tra l'autorità di gestione dei programmi di cooperazione territoriale, esigenza che è stata per la prima volta quindi espressa dalla Commissione nei documenti di orientamento per la programmazione e fatta propria dall'Italia, quindi come principio fondante della programmazione 21-27. La mia presentazione, quindi vi presenterò un po' gli obiettivi di questo lungo processo, ma anche e soprattutto i risultati che abbiamo raggiunto. Anzitutto, quindi quello di arrivare alla definizione di una metodologia per l'embedding nella cooperazione territoriale, ma anche l'identificazione di azioni concrete, tool, per realizzare quindi questa collaborazione tra programmi Interreg nel 21-27. E anche un percorso concreto appunto che ci accompagnerà in questo processo. E anzitutto gli obiettivi di questi Action Lab. Gli Action Lab hanno due obiettivi specifici principali. Anzitutto supportare il processo di incorporazione di quelli che sono gli obiettivi della USAIR e dei flagship nell'ambito dei programmi. Come abbiamo visto anche nella sessione precedente, la precondizione affinché l'embedding abbia luogo è che gli obiettivi siano incorporati, quindi si è assicurata una consistency a livello dei programmi, e questo può avvenire solamente in fase di programmazione, dove le autorità di gestione e gli organi deputati alla programmazione degli interventi devono operativamente tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, nel linguaggio della programmazione. Ma il nostro obiettivo non è solo questo, è anche connettere, aprire la strada per una collaborazione tra i programmi, perché come anche sottolineato dal Consiglio europeo nel dicembre 2020, l'embedding non può essere fatto in modo isolato tra i programmi, ma necessita quindi una collaborazione tra gli stessi. I nostri principi guida della metodologia che abbiamo utilizzato. Anzitutto un dialogo tra i key implementers, quindi assicurare un dialogo tra le autorità di gestione che fino adesso non avevano avuto l'occasione appunto di ritrovarsi e discutere su questi argomenti.
ma soprattutto aiutare quindi il dialogo tra l'autorità di gestione dei programmi Interreg e USAIR, perché incredibilmente nel periodo 2014-2020, pur essendo Interreg uno degli strumenti finanziari maggiormente importanti quindi per la strategia macroregionale, il dialogo quindi non aveva avuto modo di essere realizzato in modo strutturato. Oltre quindi al dialogo, naturalmente abbiamo utilizzato una modalità che è quella della modalità del bench learning, vale a dire quello di basarci sul un apprendimento reciproco, quindi sul dialogo, sull'esperienza dell'autorità di gestione in questo processo, e non prendere in considerazione le branding nel complesso, ma piuttosto concentrarci su alcuni aspetti, su alcuni flagship, e prenderne in considerazione le caratteristiche specifiche. Come dicevo, appunto, abbiamo testato questo approccio non sull'insieme dei flagship, ma su 4 flagship, appunto, che vedete elencati nella slide. Quindi un flagship per pilastro, non mi soffermo su questo per guadagnare tempo. E chi abbiamo coinvolto? Abbiamo coinvolto 12 autorità di gestione dei programmi Interreg, quindi tutte le autorità di gestione dell'area Adriatico-Ionica. Programmi Adrion, come programma transnazionale, ma poi programmi di cooperazione territoriale sia interna che esterna, quindi dell'IPA. Hanno partecipato attivamente 8 autorità di gestione. E 3 autorità di gestione quindi non hanno potuto prendere parte a questo esercizio, e speriamo comunque che nel futuro di averli appunto a bordo del processo che continuerà. E la metodologia per l'embedding, quindi, che abbiamo sperimentato nel corso degli Action Lab. Anzitutto, il primo passo che abbiamo voluto rafforzare è quello di creare un linguaggio comune, perché per avere quindi un embedding è necessario che i programmi abbiano una consapevolezza, una comprensione univoca di quello che è la visione USAIR e anche degli obiettivi quindi che si pone la strategia nell'ambito dei propri flagship. Oltre a questo, e per questo quindi abbiamo coinvolto nei workshop che sono stati realizzati gli esperti dei TSG, quindi che hanno portato, coloro che hanno definito appunto i flagship e hanno portato quindi la visione USAIR nell'ambito del dialogo con le autorità di gestione. Ma oltre alla visione, quello su cui abbiamo lavorato molto è quello di realizzare un approccio armonizzato su come quindi tradurre i flagship poi nei programmi stessi. E cosa vuol dire quindi approccio armonizzato sulla traduzione appunto dei flagship da livello strategico a livello di programma? Anzitutto capire su quali obiettivi specifici ogni flagship si collochi. E questo è un aspetto tecnico ma è fondamentale, quindi, perché dall'incontro, quindi dal dialogo che abbiamo avuto, abbiamo capito che ogni flagship può essere realizzato attraverso differenti obiettivi specifici. E quindi, come sappiamo, anche i programmi hanno un obbligo a livello regolamentare di spiegare per ogni obiettivo specifico interessato qual è appunto il contributo che dovrà portare a livello del raggiungimento degli obiettivi delle strategie macroregionali. Abbiamo inoltre compreso quali programmi quindi andranno a lavorare su un obiettivo specifico piuttosto che l'altro, e questo ci porta a capire appunto che non tutti i programmi quindi potranno lavorare su tutti i flagship, come appunto già è stato detto nella precedente sessione, e che non tutti i programmi potranno lavorare su tutti gli aspetti di un determinato flagship. Questo esercizio si è servito anche e soprattutto per cominciare a lavorare sulle complementarietà, perché solo attraverso le complementarietà quindi sarà possibile stabilire quindi un processo di collaborazione tra programmi, che parte quindi da questo. Le complementarietà non possono essere identificate solamente attraverso gli obiettivi specifici, ed è per questo che abbiamo lavorato anche insieme ai programmi a comparare le azioni quindi che sono state previste nell'ambito dei draft dei programmi operativi.
E abbiamo quindi stabilito un dialogo molto intenso durante questi labs, che ci ha portato per ogni flagship, qui vedete un esempio, l'esempio del flagship Smart Green Ports Apps del pilastro 2, un dialogo quindi ad per identificare per ogni tema, il sottotema del flagship, quali sono le tipologie di azione che verranno realizzate e inoltre quali sono i programmi che andranno a realizzarle, per partire da qui, per identificare complementarietà su quale basare eventuali sinergie future. Quindi, come vedete nel rettangolo, quindi colorato, il rettangolo colorato quindi, identifica esattamente quelle sono le potenzialità maggiori in termini di sinergie in fase di attuazione. E qui abbiamo fatto delle mind map simili per ogni flagship, qui solamente a titolo esemplificativo. E oltre a parlare, quindi a ragionare sulle complementarietà, quello che abbiamo fatto è capire insieme ai programmi anche quali potessero essere le azioni per realizzare concretamente una collaborazione, quindi durante l'attuazione, quale roadmap e quali tools potessero essere utilizzati. E sono dalla discussione con i programmi, sono emerse tre pilastri di questa roadmap. Anzitutto, per permettere una collaborazione durante l'attuazione è necessario partire dal dialogo. Un dialogo quindi che non deve essere sporadico, on the spot, ma deve essere strutturato. E da qui la necessità di creare un cross program working group che sia una struttura permanente di scambio di informazioni, metodologie e buone pratiche. Ma oltre a questo, per far veramente rendere l'embedding possibile, i programmi hanno identificato la necessità che ci siano anche gruppi tecnici tematici su alcuni aspetti, su alcuni flagship, che possano permettere un lavoro molto più operativo dei programmi, che li porti quindi a lavorare insieme per la preparazione delle call for proposal. Oltre al lavoro sulle call for proposal, i programmi hanno espresso la necessità anche di lavorare insieme per attività di comunicazione congiunta e soprattutto attività di capitalizzazione interprogramma. Questo è molto importante perché si è sottolineato quindi durante i lavori dell'embedding che l'embedding non è una questione solamente degli organismi di gestione dei programmi, ma è soprattutto qualcosa che riguarda i beneficiari dei progetti. Quindi sono proprio progetti che daranno corpo quindi all'embedding e sarà importante creare occasioni di capitalizzazione e di coinvolgimento di questi attori sin dalla fase iniziale, quindi della loro attuazione. E come fare? Quello che vogliamo in particolar modo, quindi come avviare con i tematici working group tra autorità di gestione e OJS, cosa devono fare, chi li deve fare e come. Devono sostanzialmente continuare a lavorare sulla common understanding, quindi su un approccio, su una comprensione univoca quindi della visione OSAIR, e questo devono farlo che li aiuti quindi nella preparazione delle call for proposal, ma devono anche lavorare insieme per avere criteri armonizzati, criteri qualitativi di valutazione delle proposte progettuali armonizzate, soprattutto dal punto di vista laddove sia più pertinente per OSAIR, quindi la rilevanza ma anche la valutazione quindi di esperienze pregresse, quindi perché sappiamo che i flagship, i progetti 2014-2020 già agiscono quindi su molti settori rilevanti per i flagship e queste esperienze devono essere prese in considerazione, ma anche quindi come attribuire questi extra bonus, extra points quindi ai progetti maggiormente rilevanti per OSAIR. Lo faranno, quindi saranno coinvolti sempre autorità di gestione JS, ma sarà importante continuare quindi a lavorare con gli esperti OSAIR, quindi dovranno dare la loro visione, la visione di OSAIR quindi sul determinato tema, e questo verrà, questo, tutto questo lavoro verrà coordinato quindi dal Facility Point, dalla Regione Marche in qualità di responsabile della Stakeholder Platform.
E le attività previste quindi sono varie, vanno quindi dall'organizzazione essenzialmente di gruppi di lavoro, come è stato fatto durante gli Action Lab, ma anche attività parallele di knowledge management, quindi di analisi, ma anche di data analysis, e un'attività di animazione di community, quindi all'interno della stakeholder platform. I temi su cui basare questo lavoro tra programmi, quindi questi sono i temi prioritari emersi durante il lavoro degli Action Lab, sicuramente sono molti e bisognerà avviare una prioritarizzazione degli stessi e da qui la prima attività quindi che sarà necessario realizzare, che è quella di una consultazione quindi dei membri del cross program working group per capire su quali temi quindi sarà necessario attivare prioritariamente questi gruppi di lavoro. La seconda fase quindi sarà un'attività appunto di preparazione dell'attività dei gruppi, che saranno lanciati quindi tra maggio e dicembre di quest'anno, mentre il meeting del cross program working group sarà previsto per la fine del 2022. Quindi vi lascio solamente con l'invito quindi a visitare il sito web, la pagina web degli Action Lab all'interno della stakeholder platform per avere maggiori informazioni e anche per avere accesso ai documenti. Grazie. Grazie Battistina. Credo che si stia vedendo da questa presentazione come questa terza sessione sta spostando via via il focus da una prospettiva più di tipo politico della prima sessione a una dimensione di pianificazione strategica della seconda, a questo taglio che adesso diciamo, via via approfondiamo sempre di più nella terza, che potremmo chiamare di action planning. In questa diciamo, attività di incorporazione, integrando le strategie di EUSAIR nei programmi operativi, i programmi Interreg hanno un ruolo centrale. Quindi chiederei adesso ai nostri tre speaker, che sono Anna Flavia Zuccon, la coordinatrice dell'autorità di gestione Italia-Croazia, Lodovico Grardi, che è il responsabile dell'autorità di gestione di Adrion, e Mauro Novello, che è il coordinatore del segretariato tecnico di Italia-Albania-Montenegro, di provare in pochissimo tempo a rispondere a tre domande, quindi ben tre domande in pochissimo tempo. La prima domanda è: fare embedding richiede, come abbiamo già detto, un allineamento delle strategie di programma con EUSAIR. Questo significa approvare i bandi, approvare le linee guida per i progetti, lavorare con i beneficiari in maniera tale che le azioni e i progetti flagship dell'EUSAIR si traducano concretamente in azioni. E rispetto a questo, i vostri programmi che cosa hanno previsto per il 21-27? La seconda domanda invece è: quali sono quelle scelte di processo, quindi non tanto, come diceva Battistina, non tanto se, non tanto perché, ma concretamente cosa e come si può fare, perché questo dialogo tra programmi nella prospettiva delle embedding di EUSAIR diventi sempre più forte, quindi come rafforzare i meccanismi di coordinamento all'interno di EUSAIR facendo dialogare tra di loro i programmi. E poi la terza domanda: questo percorso degli Action Lab che ha coinvolto le autorità di gestione Interreg è sicuramente stato un percorso importante, innovativo, e allora, anche se non lezioni apprese, quali sono le ispirazioni che vi siete portati a casa diciamo da questa esperienza che abbiamo fatto? Io, in onore di Biancaneve, di tutte le Biancanevi, lascerei comunque la parola per prima a Flavia Zuccon, in modo diciamo di rispettare e sottolineare questa importanza anche del ruolo delle donne nella cooperazione territoriale europea. Quindi Anna Flavia, se ci sei, lascerei a te il diritto insomma e la scena. Mamma mia, grazie Germana, per quanto credo che sia sotto gli occhi di tutti che per qualche ragione il mondo della cooperazione in realtà è popolato da moltissimo
da moltissimi personaggi femminili. Comunque davvero tanto piacere a mia volta, mi collego con voi anche se da Venezia, perché ho dei bellissimi ricordi di Ancona e che risalgono appunto ai primi passi della strategia EUSAI, ma anche dopo a moltissimi incontri appunto di confronto come quello di oggi. Quindi grazie davvero a tutti e grazie dell'opportunità. Speriamo di essere sufficientemente concisi, ma anche perché devo dire che l'introduzione di Battistina è stata ampia e ci agevola il lavoro. Che cosa abbiamo fatto di concreto nei nostri programmi? In particolare per Italia-Croazia, che abbiamo mandato orgogliosamente un mese fa a Bruxelles, ci sono degli espliciti riferimenti sia all'embedding di EUSAIR che all'attivazione di forme di collaborazione fra i programmi, e li abbiamo inseriti ovviamente sulla scorta del dibattito che era già in corso mentre scrivevamo l'IP, la bozza dell'IP, in Interact e anche già attraverso i nostri Action Lab. Li abbiamo quindi inseriti già nel primo capitolo, quello che è dedicato alla Joint Program Strategy del programma, che è un programma che ha adottato una Blue Vision dell'area di cooperazione. Siamo in questo programma naturalmente sono in due, ma entrambi i paesi convinti della Blue Vision dell'Adriatico, che è un elemento di congiunzione. E quindi proprio in questo capitolo si parla di partecipare alle attività del networking fra le autorità di gestione, tutte quelle che si affacciano sull'Adriatico, anche se oggi siamo in particolare in presenza in massa come autorità di gestione italiane, e farlo attraverso un richiamo alle operazioni di rilevanza strategica correlate agli EUSAIR flagship. L'argomento è stato naturalmente discusso diffusamente nella task force, nella quale abbiamo l'onore di avere con noi la dottoressa Neri, che è intervenuta nella sessione numero 2. E quindi ci sono, diciamo, due modi per l'embedding di EUSAIR nel nostro programma. Uno più generale, nel senso che c'è un approccio in tutte le quattro priorità tematiche di valorizzazione dei progetti anche standard che implementeranno queste quattro priorità tematiche, e un secondo approccio invece più puntuale, appunto dando spazio nell'allegato 3, che è quello dove si devono inserire fino al momento di dettaglio con cui li conosci quando stai scrivendo la bozza di programma, le indicazioni per i progetti strategici, e li abbiamo inseriti appunto con un stretto link a quelli che sono i flagship che ciascuno dei pilastri ha identificato, non soltanto i quattro che sono stati oggetto del lavoro degli Action Lab, ma abbiamo elencato tutti i flagship di ciascun pilastro. È stata veloce? Molto, molto veloce. Grazie, grazie mille. Lascerei la parola a Lodovico Gherardi, autorità di gestione di Adrion. Anche in questo caso, data la dimensione transnazionale di Adrion e il fatto che eppure il programma che sino adesso ha ospitato le EUSAIR Stakeholder Platform, quali sono le prospettive 21-27, quali possono essere delle soluzioni per migliorare il dialogo con EUSAIR anche rispetto a soluzioni pratiche, e quali potrebbero essere ispirazioni che sono sorte negli Action Lab da capitalizzare per il futuro? Bene, per iniziare a spiegare qual è il ruolo di un'autorità di gestione, parto un po' da lontano ma per arrivare al punto, stiamo parlando in italiano adesso perché così valorizziamo le spese di traduzione che finanziamo col programma Adrion. Cosa significa? Mettere esattamente a terra la politica.
è bene parlare in italiano perché sennò le spese non sono rendicontabili, perché comunque almeno si dà senso alle azioni, dare senso alle azioni. Questo è il ruolo, credo, fondamentale delle varie autorità di gestione. Flavia ha ben spiegato il suo modo nell'ambito di un programma trasfrontaliero non dedicato all'allargamento, non IPA. Mauro spiegherà dopo il ruolo di un programma trasfrontaliero dedicato all'allargamento, IPA. Adrion da questa programmazione è diventato l'unico programma transnazionale dell'Unione Europea dedicato all'allargamento. È un programma Adrion, lapsus, è un programma IPA, dove la maggior parte delle risorse sono dedicate esattamente alla massima condivisione, il massimo aiuto, il massimo embedding con i paesi dei Balcani occidentali non ancora entrati in Unione Europea. Bene, partendo da questo quindi, e avendo la responsabilità quindi di fare anche da cerniera di raccordo tra la messa a terra, pago i traduttori, finanzio un progetto concreto, do e ricerco i migliori esempi da mettere in comune di lavoro assieme con le istanze politiche e più generali che vengono dalla strategia. Bene, questo è il ruolo non solo dei programmi transfrontalieri, transnazionali, Interreg, ma a questo punto mi rivolgo anche ai programmi mainstream, ai programmi regionali. Solo questa catena, più si rafforza questa catena, più si dà senso a quello che si viene a fare. Partendo da questo, cosa ha fatto Adrion? Ha messo al centro, e così come Flavia diceva, è stato fatto in Italia-Croazia, nel primo capitolo si cita, e lo leggo per essere chiaro, due to its transnational nature, IPA Adrion primarily support the implementation of the macro regional strategy USAIR. Primo punto della strategia. According to the Interreg regulation, majority of its financial resources shall be addressed to these goals. Quindi la maggior parte, è il regolamento che ce lo chiede, ma a questo punto è la nostra responsabilità, è dedicato a questo. Its alignment with the macro regional flagships. Citiamo espressamente i flagships all'interno della strategia del programma, quindi non solo nell'esecuzione ma nell'intero costruzione del programma, has been mirrored along the selection of the policy objectives, their specific objective and the proposed indicative action. Quindi posso dire che Adrion ha di fatto recepito e si sente partecipe e programma di aiuto alla strategia, mettendo tutta la costruzione del programma nei suoi tre obiettivi politici, innovazione, ambiente e trasporti, collegati ai flagship. Oltre, ovviamente, e questa è l'ultima linea, additionally, through the Interreg specific objective ISO 1, IPA Adrion shall further continuing supporting both the USAIR governance as well as the future exploration of topic considered as forerunners of the Adriatic Ionian area for its future development. Ho letto questo paragrafo perché penso che riassuma in sé che cosa? L'assistenza diretta attraverso il futuro Facility Point alla strategia USAIR, ma anche il lavoro continuo di raccordo, di udizione e di condivisione all'interno delle azioni, delle suggestioni che ci vengono date, prima tra tutti tra i lab, gli action lab e altro, per poter di volta in volta sviluppare qualche cosa che di fatto è vivo. I programmi non sono fissi, non sono fissati, ma sono qualche cosa che nasce e si evolve passo a passo. Bene, detto tutto questo e dicendo che noi entusiasticamente partecipiamo perché ci sentiamo parte in causa e
riteniamo di avere e di portare avanti il nostro ruolo di coordinamento tra i vari livelli. Ho sentito parlare di multilevel governance, bene, noi siamo un cardine di questa multilevel governance. Nella task force di maggio speriamo che il livello politico dimentichi un attimo i problemi politici tra nazioni rispetto a cose tecniche che sono l'approvazione di un programma che deve essere presentato al più presto alla Commissione europea, perché di fatto se non fosse presentato e non fosse approvato entro quest'anno, e qui ritorno a terra, probabilmente una decina e più milioni verrebbero ritirati dalla Commissione europea, perché di fatto avremmo perso il primo anno. E questo significa il famoso 10% del programma che è stato dato nel 2014-2020 a supporto della strategia. Bene, se tutto ciò avverrà, e io ritengo e sono fiducioso che ciò avverrà, noi siamo già pronti a partire immediatamente con il lancio dei primi bandi. Al momento dell'approvazione del programma stiamo lavorando in parallelo per questo, e in più stiamo facendo un'ultima azione, questa la concludo con questo, con i residui dei non spesi degli assi prioritari del programma 2014-2020 stiamo lanciando e la proporremo nel monitoring committee, che sarà, diciamo, fatto in modo congiunto con la task force, delle azioni dei master, delle promozioni di master sui temi di interesse della DG Research, quindi del settore e del gruppo Horizon. Quindi stiamo lavorando anche con diverse DG per fare l'ulteriore azione, cercare di mettere a sistema diversi finanziamenti, diretti e indiretti. Quindi in questa azione noi cerchiamo di andare avanti per il nostro meglio. Augurateci buona fortuna, grazie. Innegabilmente buona fortuna, e continuiamo a parlare in italiano, poi per il terzo round ripassiamo all'inglese con buona pace dei traduttori. Lascerei la parola a Mauro Novello. I laboratori, gli Action Lab, hanno fatto vedere comunque che dal basso una convergenza naturale un po' di tutti i programmi verso i pillars di EUSAIR c'è, però hanno consentito anche un confronto su quelli che possono essere degli elementi di debolezza da superare. Uno degli esempi che era uscito nei laboratori era il meccanismo del labeling EUSAIR, dove quasi tutti avevano 5 punti, tutti i progetti. Però questo ha messo in evidenza come i programmi hanno sicuramente bisogno anche di un dialogo rafforzato con i referenti di EUSAIR. Mauro, dal punto di vista del programma Italia-Albania-Montenegro, che come diceva Ludovico è un programma IPA che guarda all'allargamento, quali sono le vostre esperienze, cosa avete programmato per il 21-27, quali meccanismi possono essere potenziati e come, diciamo, capitalizzare le ispirazioni degli Action Lab? Buongiorno a tutti, grazie Germana, ringrazio gli organizzatori di questo evento e ringrazio anche da parte dell'autorità di gestione d'Italia, Albania e Montenegro. Noi siamo un piccolo programma al centro della macroregione adriatico-ionica e abbiamo due sole regioni italiane, tutte l'Albania e il Montenegro. Con un budget di 92 milioni abbiamo però finanziato 76 progetti che tutti hanno contribuito, stanno contribuendo direttamente o indirettamente al raggiungimento degli obiettivi di EUSAIR. Per il 2021-27 anche noi abbiamo già presentato il programma che si chiamerà Sud Adriatico e ci aspettiamo di lanciare la prima call già ad estate di quest'anno, e quindi anche nella prima call, come anche nell'attuale programma, ci sarà un grande focus sugli obiettivi EUSAIR e sul raggiungimento di questi. Io vorrei però cambiare un po' la prospettiva e parlare di come secondo noi siano i progetti che attuino l'EUSAIR e quindi anche i nostri programmi. E quindi dobbiamo lavorare sui progetti.
dobbiamo lavorare sui partenariati e dobbiamo accrescere la qualità di questi partenariati. Quindi la mia domanda è ovviamente, visto che noi offriamo al EUSER, agli attori EUSER, finanziamenti, quindi opportunità di finanziamento, cosa possono offrire gli attori EUSER a noi? E per me quello che possono offrire sono dei progetti di grande qualità. Quindi cosa può fare un attore EUSER? Può aiutare i nostri progetti ad avere una strategia chiara, che a volte mancava nell'attuale programmazione, e una forte motivazione ai partner per cooperare. Possono poi dare un partenariato competente, in grado di raggiungere i risultati e quindi di superare anche le complesse regole dei nostri programmi, e possono dare soluzioni pertinenti, perché le azioni del progetto non sono isolate, ma fanno parte di una strategia, di un quadro più ampio che è quello dell'Osfea. Possono dare quindi la possibilità ai progetti di risultati duraturi che vengono utilizzati dopo la fine del progetto, e alla fine dare quindi una visibilità maggiore, una comunicazione di quelli che sono i risultati all'esterno dell'EUSER, all'esterno del nostro programma. Quindi meno autoreferenzialità e più capacità di comunicare con l'esterno. Quindi il mio messaggio è, credo che sia gli attori EUSER che noi possiamo avere dei benefici a vicenda, e quindi dobbiamo veramente cooperare con gli attori EUSER per raggiungere questi benefici. Noi siamo comunque a disposizione all'interno degli Action Lab o con gli altri programmi, ad esempio con Adrion, intendiamo sicuramente collegarci di più con Adrion e lavorare con i cluster di progetti che hanno già lavorato con Adrion. E quindi nel 21-27 auspichiamo veramente di fare quel passo avanti nella embedding e nell'attuare la strategia. Grazie mille Mauro. And now we are ready for a third perspective, and the perspective is the perspective from inside EUSAI. So I would kindly ask to Vlasta Klarić, to Istoš Skerlik and to Roberto Zani to share with us their point of view when we consider from the experience we made together, because you were actively involved in the Action Labs, which are the main lessons for the flagships, but also for a deeper and more constant dialogue between EUSAIRs and the programs. So how can we work together in order to have the embedding process not as a pure formality, regulatory request, but a concrete opportunity to continue the discussion we start in the labs and move forward. So I kindly ask to Vlasta Klarić, who is the expert for the pillar four of the EUSAI strategy. Please, Vlasta, if you can share your thoughts. Yes. And your yes, I would love to share yes also my presentation also, if possible. Can you see? Can you hear me? I hope you can. Yeah, we can see the also the presentation. Yeah. Okay, thank you very much. I have prepared only a few slides because I think it is more vivid and more, we shall remember it better. But at the very beginning, I wish to thank you and also to the organizers, the Marca region, for organizing this event. It is really inspirational and we are learning a lot. And we are doing much more on the cooperation from each event, such event to another. So answering your questions, let me just start from the beginning. I somehow feel the need to say a few words about the Adriatic and Ionian region, which is actually strongly marked by its territory, the position, the climate, the sea. It is all very specific, and it is defining it as a cradle of civilization.
it is inherently very attractive area with a strong personality based on its culture, a space full of potential. But of course, this is not all. It is also a very fragile and vulnerable area. And this is something that we have felt in the last 2 years. We have felt it through the pandemic, through the earthquakes, and even through the war. So the times are very risky. They are asking from us a lot, and we have to be prepared at each moment, especially when we speak about tourism and traveling. So there's a lot of potential. 2.5 million people are directly employed in tourism, were employed in 2019. 200 million arrivals. So we did have over tourism on one hand side, under tourism on the other hand side, imbalance in tourism flows, still remote and neglected areas, seasonality, depopulation, lack of human resources, lack of education in sustainable management. So a lot is going on here around us. And what we are still also facing is actually the possibility to speak about the new values, to speak a common language. But coming up with the ESS strategy and the action plan, the first question which we did have to ask ourselves is, do we understand each other? And how much do we understand each other? What are actually our needs? What are the needs of our stakeholders? What are the needs? What are the challenges we are facing? And what are the ways how to overcome these challenges? Of course, it was not easy. Communication had to be somehow was essential. We had to better understand each other and to see where is the convergence, where is the orchestrating and harmonizing the rhythm in which we are all working together. And I must say that at the end, at this moment, we are very proud that all member states are within our pillar working very coordinated. They are working very much supportive, and they are really working all together. In this sense, what have we done? Where we have succeeded? We have gone from micro, from the problems, to mega, to the strategic projects. We have thought about the specific needs and translated them somehow into general actions. We have also thought not only going from micro to mega, but having the strategic projects, oriented these projects towards the micro and for the local communities. But there was something missing. The meta language of embedding was something that was a crucial, let's say, obstacle or the crucial problem. How to translate all our strategic projects, our flagships, into the bankable projects, into those projects which will be implemented. Why is it important? We wanted to see how to grasp the meanings of the needs in USR, how to present them into a recognizable and understandable way, and direct them directly to the goals of the region itself. So this was actually preparing the legacy, the USR legacy from TSG4. And of course, we were very much respecting the action plan. We did stick to it very severely, and we took these two basic points, these two basic priorities, diversification and sustainable destination management, as two points which need to be recognized through all of our strategic projects or of our flagships. So on one hand side, we did have the education for destination management, action plans for destination management, sustainable destination management in cruise ports, destination management supported by clusters of green businesses, and all that supporting actually, let's say, the cultural routes and the destinations and cultural routes, which had to be properly managed, which had to be sustainable, which had to actually be composed of classes of green businesses. It was all also supported by the methodological framework for cultural tourism service. So we did need the data, and these data are predicted within our flagships. And the data which are also visible, such as, let's say, cultural heritage through digitalization. So what we did is try to make all
our flagships interdependent through the meaningful actions. And we were helped, let's say, from the Action Lab, actually, with seeing it as a new dialogue, which is stimulated within our needs, within our flagships, and within the future embedding process. So what we gained from the Action Lab, and I'm really glad that it was opened as a possibility, we did have the structured dialogue which was stimulated. We did have the communication channels opened through to the embedding process. We did have the involvement of managing authorities strengthened, and I'm thankful to them. And we did have, I believe, in this way, embedding accelerated. So we did have what is really important, the real needs in our focus. And so in this sense, we are really thankful to the organizers to be with us in this case. And now, what and how do we see the future role of our USR TSGs? Well, first, I should say that our priorities are important and they have to be clearly defined for tourism and culture, because tourism and culture are immensely important for the Adriatic and Ionian region. But the procedure is a very comprehensive one. It is time consuming, the time is crucial. We need time for doing it. And also what we need is involve all the member states to have the all-inclusive process based on data, based on inputs, based on their needs. So put it all in line with the real needs, with the smooth process, stimulating actually the implementation of the future flagships and the future strategic projects. So how do we see the perspective, the embedding of USR? How do we see the path to collaboration? Well, we have discussed about it a lot. We see it being focused on the real needs, as I have already said several times. We see it with a greater involvement in the course preparation, taking into account all that is going on all that is happening, the pandemic, the war, the earthquakes. We see it through frequent data sharing, through technical assistance, through structured dialogue with managing authorities, even through targeted calls, and at the last, let's say, through macro-regional financial dialogues. That is something that we have on a national level, but I believe it should also be seen through the international level. And in this sense, we see that our strategic projects have their future as the ESL legacy, because if they are implemented, they will be the legacy. If they are not, then there will be no legacy at all. So we, in this sense, they provide an added value for the smart multi-destinations, for the focus on the content of our destinations, for the focus on product and SMEs and micro enterprises, and also the users' focus. That would be all from our side, and well, let us start imagining the future. Thank you very much. Thank you very much, Vlasta. And now I would kindly ask Istok, so Istok Skelic, from the Pillar Tree. Please share with us your thoughts as well. Yeah, thank you very much for this occasion, and my greetings to all, and thank Vlasta for this presentation, which was included almost all what we also share with the TSG3. We let's say that we work very close together between the two pillars, and of course we share also the methodology and the implementation procedures. But speaking about Action Lab, yes, it was an appropriate platform and tool to better understand the needs from the macro-regional level, especially from the TSGs, thematic steering groups of the AUSER, where all the representatives of the ministries and the content is available for the managing authorities and also the JTS in order to better coordinate and collaborate for the future targeted calls and other tools. While in the Action Lab, we took one of the four
flagship project which we agreed among the TSG3. In particular, we took the integrated coastal zone management and marine special planning, which was already presented by the first speaker. I must say that for the first time in the history, as you probably already noticed from the news published on our website of the EUSER official website, in fact, we succeed with the first embedding, and this is a very, breakthrough from the TSG3 and, of course, from Slovenia, where with the implementation of this flagship, we gain additional money from the DG ECO, from European Commission, in the framework of the European Union Civil Protection Mechanism. And this project, which includes Slovenia, Croatia, and Italy, will implement the flagship and will highlight this importance of the regional cooperation for the North Adriatic. But we hope that also we will be able to expand to the rest of Adriatic and also to the Ionian region. So we can say that embedding not only works, needs time, but we have also the first result, first additional money, and the project will last until the February 2024. And I think that we are on the right path. For the future, if I continue where Vlasta somehow put the challenge for us, I must say that first of all, we have to establish a sort of network of the managing authorities together with the structure of the EUSER, make this this organization more structured, and this cooperation must be more institutionalized, let's say. And my proposal also for the future will be that maybe some additional effort must be given from the technical assistance in order to help also managing authorities to dedicate additional and dedicated funds available or staff in order to, let's say, not work just in the macro regional cooperation in the spare time of the other activities of the managing authority, but to have the dedicated staff. And this was seen also from the Interreg Adrion, which I must highlight the last targeted calls, which was the proper tool to implement the macro regional theory into practice, let's say. Thank you very much, Isdoc. And then please, Roberto Zani, from your side, which is your perspective, which are your thoughts? Grazie. Continuo in italiano per i motivi che sono stati pienamente e perfettamente spiegati dai colleghi. La partecipazione del pilastro 2 sottogruppo trasporti agli Action Lab è stata estremamente utile. Non solo per la volontà condivisa di fare sistema, di essere sinergici e all'occorrenza anche complementari nel perseguire obiettivi comuni, ma anche perché, in particolare considerando il fatto che abbiamo lavorato con i programmi Interreg della cooperazione territoriale e i programmi trasfrontalieri, ci hanno invitato a focalizzarci sui progetti che hanno una rilevanza macro-regionale. Che è uno degli obiettivi dell'EUSER, però non è sempre scontato, in particolare quando si parla appunto di politiche di sviluppo in generale e in particolare anche dei trasporti con priorità anche nazionali, oltre che di rilevanza internazionale.
Non è un caso, fra l'altro, che l'attività di lavoro si sia concentrata al riguardo sui porti e sulla dimensione marittima, che è una delle priorità del pilastro 2, perché è, diciamo così, un elemento che è naturalmente transnazionale. Nella regione abbiamo 70 porti, di cui oltre 50 sono marittimi o marittimi e fluviali, e 13 circa sono fluviali. Quindi è un asset di valore che è particolarmente adatto per lavorare su tematiche transnazionali. Il ruolo del TSG nel processo dell'embedding è sicuramente fondamentale, è un ruolo chiave, però il TSG si deve dotare di strumenti analitici e anche di percorsi informativi. Questo probabilmente è valido per tutti i pilastri, ma in particolare per il pilastro 2 dei trasporti. Il progetto che è stato scelto, quello dei Green Smart Ports, ha alcuni sottotemi che sono le emissioni zero, l'economia circolare, la digitalizzazione e la connettività. I trasporti sono per natura parte di reti multimodali e intermodali, soprattutto se li vogliamo leggere in ottica di sostenibilità. Riguardano il trasporto delle merci e dei passeggeri. Le tematiche da affrontare richiedono svariate competenze e coinvolgono moltissimi stakeholder. È stato fra l'altro enfatizzata l'opportunità di lavorare in modo concreto sui progetti ed estendere il dialogo anche ai promotori di questi progetti, in un processo di embedding che non viene definito una tantum, ma che continua nel tempo, così come la definizione dei programmi, che rimangono comunque elementi vivi. Quindi vengo appunto al futuro e a cosa si è pensato di fare nel TSG2. Si è deciso di identificare un progetto, uno studio che porta lo stesso nome del flagship, quindi il Green and Smart Port Study, che verrà utilizzato per conoscere lo stato di fatto e le prospettive del settore, per far sì che i porti diventino sempre più sostenibili e competitivi, con l'obiettivo di raggiungere ovviamente i target sia di sviluppo economico ma anche di politica dei trasporti dell'Unione, uno studio che quindi venga utilizzato per accompagnare questo processo di embedding anche in futuro. Nell'ambito di questo studio si potrà poi anche opportunamente valutare in che modo riuscire a contribuire in modo più continuativo ed efficace al processo di embedding in futuro. Grazie. Grazie, grazie mille. E adesso la quarta prospettiva, che è quella del programma Interact, con cui chiudiamo questa sessione. Parlo in italiano perché abbiamo la fortuna di avere Ivano, che è uno dei migliori della famiglia di Interact, che è italiano, e so che comprenderà l'esigenza tutta italiana di essere consapevoli che dobbiamo stare nei tempi, ma si avvicina anche la pausa pranzo, quindi bullet point efficaci. Sì, cercherò di essere breve. Fondamentalmente, per rispondere un po' a tutto, la sfida ovviamente grande è stata ricordata, ribadita, diciamo sviscerata in tutte le sue faccette più complesse. Ovviamente, un po' per chiudere, no? Noi come Interact, comunque anche vorrei ringraziare l'organizzazione e tutto, ma soprattutto la forte collaborazione che stiamo portando avanti in questo caso con il governo italiano, l'agenzia e gli stakeholder delle macrostrategie. Sto cercando di capire il bisogno adesso. Abbiamo visto, come diceva un po' anche Ludovico, no? Le autorità di gestione hanno un ruolo molto specifico, il livello macrostrategia ha il suo, diciamo anche lì, il suo da farsi, e poi abbiamo nel mezzo abbiamo gli stati membri, abbiamo le regioni, e tutto ciò deve funzionare insieme, no? Quindi e lì interveniamo noi fondamentalmente, anche i nuovi regolamenti ci hanno dato una nuova responsabilità che è la capitalizzazione di tutto Interreg. Cosa significa? Boh, chi lo sa? Boh, non lo sappiamo, ci stiamo pensando. Quindi qual è la sfida lì? Quello che noi facciamo tutti i giorni, il nostro core business, cerchiamo di fare reti. Ovviamente qui la sfida forte, l'opportunità forte è fare rete
Abbiamo quattro macro strategie, abbiamo anche le Sea Basin Strategies e l'Interact praticamente stiamo già lavorando nell'area Wider Med, quindi sto cercando di capire come potrebbe funzionare un meccanismo di coordinamento, mentre poi dal punto di vista della capitalizzazione, qui abbiamo uno dei nuovi programmi che saranno accompagnati nel supporto alla capitalizzazione, anche Italia-Croazia, Italia-Albania-Montenegro l'anno scorso, cercando di capire come lavorare insieme a livello di programma, ma poi i risultati di ogni programma a livello macro con gli altri programmi in ciascuna area. Quindi stiamo effettivamente cercando di capire come queste reti, questo lavoro congiunto, alla fine semplifica un po' quello che è il lavoro di questi poveracci, delle autorità di gestione, e dopodiché faciliteranno anche il dialogo con quello che è il livello politico e le macro strategie. Per ultimo, io avevo preparato delle slide che immagino poi saranno disponibili. Effettivamente non c'è solo la cooperazione, abbiamo anche poi tutto il resto di fondi. E lì la sfida è ancora più grossa, perché chi lavora in cooperazione, l'abbiamo detto oggi, va al di là delle barriere, diciamo ci sono la cooperazione fondamentalmente, l'interreg è la dimensione diciamo di cooperazione di quella che è la coesione territoriale. Però se poi invece prendiamo i programmi diciamo mainstream, regionali, nazionali, quelli che sono, lì la barriera secondo me ne assumo una responsabilità ancora più grossa, al di là di un limite geografico di eleggibilità proprio delle spese, c'è anche un limite geografico di prospettive, priorità regionali, le abbiamo sentite poco fa. Per far funzionare l'embedding bisogna andare al di là di quel muro, bisogna creare questo capacity building, anche lì cercheremo di fornire aiuto con l'agenzia e il dipartimento, abbiamo lavorato a delle guide lì, a delle linee guida, guidelines per come fare diciamo le cooperation actions nei programmi mainstream. Abbiamo fatto una mappa interattiva che finalmente per la prima volta dice chi vuole collaborare con chi, e anche questo è un altro tool disponibile per andare al di là delle barriere amministrative e barriere direi anche un po' a volte anche un po' mentali e politiche che abbiamo. Quindi come programma interregionale di cooperazione che fa reti, non posso altro che invitarvi a fare rete, a mettervi a continuare questo dialogo attraverso gli action lab sicuramente, la futura prospettiva di un network delle autorità di gestione, e cercheremo di aiutarvi poi con tool concreti in capitalizzazione, azioni di cooperazione e perché non maggiori poi sinergie ed embedding dei fondi. Grazie. Ci sono lezioni da altre diciamo macro regioni e strategie macro regionali che possono essere di ispirazione nelle tue slide, che poi sicuramente che poi condivideremo, c'era sì. Anche questo riferimento che ti chiederei di condividere. Beh sì, fondamentalmente di non dimenticare appunto la cooperazione nell'organizzazione del dialogo. Istok l'ha detto poco fa, c'è un bisogno di portare avanti ad esempio i meccanismi di organizzazione della collaborazione istituzionale nelle macro strategie, questo è stato ribadito in tutte e quattro le macro strategie, o comunque avere anche una sorta di missione comune tra le varie macro strategie su come questa, diciamo, il dialogo può continuare ad avere anche un approccio un po' più omogeneo e armonizzato a livello europeo. Per ultimo, ovviamente il ruolo un po' anche vostro delle autorità di gestione transnazionale di supporto alle macro strategie, continuare il lavoro di capacity building diciamo dei vostri stakeholder, su quello Interact a cascata lo fa a voi, ma anche voi poi lo dovrete fare con il vostro territorio. Ovviamente anche lì bisogna credere nella cooperazione, bisogna credere nel superare quelle che sono le barriere. In questo caso c'è un mare bellissimo e stupendo, i territori meravigliosi che abbiamo menzionato, quindi di aver voglia, e speriamo che ora anche dopo questa pandemia pian piano possiamo ritornare a rivederci e lavorare insieme, che forse è quello che fa l'Europa più forte. Grazie, grazie mille, grazie a tutti gli speaker. Siamo rimasti nei tempi, non so se ci sono delle domande che sono arrivate, lascio a voi di riportarle. For the mainstream, and how the MAs are going to be contacted and involved in this process eventually.
Okay, I think the slide will let you know even more. There was a slide with a nice map. Anyway, we have released a mini website that is cooperationactions.eu. It's very easy, so you can reach out us there. Actually, there you will find it's a small repository of all the information we have, let's say, over 7 years almost prepared. And then as per the, let's say, overall process of capitalization, inter-program capitalization that Ludovico and the other colleagues mentioned before, we are step by step trying this year to define a common methodology to do so. Anyway, if you want to contact us, go to the Interact website. You can find me very easily. You will see my big face there, here and there in the contact session. Just come back to me. I will be very, very happy to share with you everything we have already done and what it's ready for you as managing authority in this sense. Thank you very much. Thank you. And now I leave the floor, I suppose, to Donatella, just to close up the day. Thank you to you. Thanks to you, Tina. Allora, intanto grazie a tutti per la presenza, per la pazienza, è stata una giornata molto molto intensa che ha visto molte partecipazioni, una partecipazione molto importante, ci siamo attestati attorno ai 200 all'inizio, adesso siamo scesi più o meno a 150 collegati online, in presenza 150 persone hanno preso parte a questo evento. Che dire, allora un piccolo sunto delle tre sessioni. Intanto, per quanto riguarda la sessione 1, vorrei ringraziare veramente di cuore Miranda Sidran per l'intervento così toccante e vero, è veramente molto 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 importante. Grazie, thank you very much, thank you. Che dire della sessione 1? Che cosa si è detto sostanzialmente? Si è confermato il ruolo di USAIR, che è uno strumento indispensabile per garantire questo processo di integrazione europea dei Balcani. Quindi questo si è confermato maggiormente questo ruolo. Poiché è un processo, USAIR è sicuramente una sfida per tutti, lo è sempre stata e in questo momento più che mai. Ma è indispensabile, come è stato anche detto dal professor Baldassarri, che ora è dovuto andare via, per fare questo è necessario unire le forze. Nella sessione 2 si è parlato essenzialmente, questo lo hanno confermato e sottolineato sia Firbas che Stella Arneri, che Ivana Sacco, insomma, tutti gli interventi hanno rafforzato il concetto di coordinamento delle differenti autorità di gestione, quindi un elemento molto sfidante e molto importante affinché si realizzino quelle azioni prioritarie che ciascun pilastro ha individuato, azioni prioritarie che vengono chiamate in realtà i flagship. Sono dei progetti che sono indicati prioritari per tutti e 10 i paesi e le 14 amministrazioni regionali. Un altro elemento importante è la governance, quindi insistere sul concetto della governance, migliorare la multilevel governance, perché solo con la governance, come diceva anche Stella Arneri, che con una multilevel governance corretta che si può e si deve lavorare insieme per raggiungere quello sviluppo che è la base della strategia, è l'intento principale della strategia. Attuare il cosiddetto embedding, quindi tutto questo non va visto solo come un obbligo, come diceva anche Ivana Sacco, ma va vista come una grande opportunità, o la cogliamo o non la coglieremo mai più. Per quanto riguarda invece la terza sessione, che è quella più operativa, più tecnica, e quello il lavoro che è già stato fatto, abbiamo fatto un grande lavoro per stabilire chi collabora e per cosa si deve collaborare. Quindi il passato, il presente e poi adesso indichiamo i passaggi successivi.
Oggi siamo qui per ripartire e per essere sempre di più attivi e concreti. Oggi non sono state dette solo parole, è stato anche proposto un metodo, una metodologia, è stato fatto un invito e è stato anche proposto una metodologia di collaborazione e coordinamento tra tutte le autorità di gestione e con tutti i principali portatori di interesse. Saranno creati per questo gruppi di lavoro con le autorità di gestione dei programmi della cooperazione territoriale. L'auspicio è quello di non limitarsi a questo, ma andare anche con i programmi mainstream, di operare sempre un maggiore e più intenso coordinamento tra programmi, perché è solo l'allineamento dei fondi che può garantire la realizzazione delle azioni prioritarie. E quando si parla di azioni prioritarie, insisto nel dire che sono azioni prioritarie che considerano, travalicano i confini nazionali, e questo è l'elemento fondante della strategia. Non bisogna più pensare al proprio orticello, alla propria regione, ma bisogna guardare la regione e il paese in un'ottica più vasta che quella di strategia, è quella di area dove si condividono e si debbono risolvere sfide comuni. I gruppi sono già stati, come potete vedere in questa slide, sono già stati individuati, ma chiaramente potranno subire degli aggiustamenti sicuramente. Il supporto della Regione Marche. Il supporto della Regione Marche viene dato essenzialmente sia in termini umani, con il personale, lo staff esperto, che poi vorrei ringraziare e vorrei che alla fine vengano qua sul palco le persone che dar volto a chi ha operato, a chi ha lavorato e chi porta avanti questo concetto dell'implementazione della strategia per l'Italia. Quindi, come dicevo, il supporto dato alla Regione Marche è sia in termini di risorse umane che in termini tecnici organizzativi. C'è una piattaforma voluta dalla Commissione Europea, si chiama EUSAER Stakeholder Platform, è una piattaforma che ha lo scopo di collegare, migliorare, rendere più agevole il lavoro di 10 paesi, 14 amministrazioni regionali, e si auspica anche di molti cittadini comuni che volessero partecipare ai lavori. Organizzativo perché? Perché con il supporto del Facility Point, che terminerà i lavori 2020, sebbene sia stato prorogato fino ad agosto 2023, ci sarà una seconda parte del Facility Point che garantirà questo continuo supporto tecnico a questo processo che non finisce oggi. Oggi inizia, continuerà nel 2022 e si protrarrà nel 2023, ma poi per tutto il processo, tutta la durata della nuova programmazione. Che dire altro? Ci consentirà di attuare un rapporto virtuoso tra le autorità di gestione dei programmi europei e gli stakeholder. Questa è una, come diceva Ivano, questo è un processo sperimentale a cui tutti siamo chiamati a partecipare. Quindi auguro a tutti buon lavoro per questo. Grazie, vi aspetta il buffet. Thank you very much.